Ehi ragazzi, buonasera. È un periodo un po' strano della mia vita. Succedono cose attorno a me che sono fuori dal mio controllo. Quindi spesso trovo nel lavoro, nei contenuti che creo, nell'intrattenimento che finisce per divertire me e spero anche voi, un'ancora di salvezza che detta il mio equilibrio. Ci ragionavo prima con Chiara e mi rendo conto che si è creata una situazione speciale e rara qui. Solitamente la linea di confine tra il contenuto, il content creator e il pubblico deve essere forte e netta. Perché altrimenti non si sa più chi ha le redini in mano, il cavallo diventa scosso e la coerenza artistica di un canale, YouTube, Twitch, chi più ne ha più ne metta, comincia a venire meno. Invece, quello che succede qui è che spesso e volentieri il pubblico si rende conto, ancor prima del creator, di quali possano essere i videogiochi giusti da portare in diretta per essere vissuti attraverso il mio stile. Vi rendete conto di quello che ho appena detto? Avete consigliato a me e a Michele di collaborare insieme, lo avete fatto voi, ancor prima che essere un nostro pensiero è stata una vostra spinta, una spinta di ambedue le community. E quel che ne è venuto fuori è storia. Oggi la storia si ripete. Dopo tanti anni passati a sentirmi dire gioca Hollow Knight, ti prego Saido, gioca Hollow Knight, mi sono detto va bene facciamolo. Facciamolo perché questo pubblico non ha mai deluso le mie aspettative quando le sue erano altissime. Non mi è mai capitato di vivere un gioco consigliato da voi e poi pentirmene. Ho provato Hollow Knight per qualche ora, anche se in maniera molto caciarona, durante una live sponsorizzata di Nvidia. E quello che ho vissuto, devo essere sincero, è ancora stampatissimo nella mia memoria. La sensazione di entrare a Pulveria, la solitudine che ho potuto respirare grazie a quelle case abbandonate, allo sguardo di quell'anziano insetto e le musiche, anzi, la musica pesantissima, quelle note di piano, quei tasti del pianoforte così pesanti, li ricordo davvero come se avessi finito di giocare 5 minuti fa. Quindi allacciate le cinture. Questa non sarà una one shot, sarà una serie ampiamente speculativa e spero con del gameplay all'altezza. Stiamo per vivere l'avventura di Hollow Knight insieme e a chi ci ha già giocato chiedo semplicemente di non fare foreshadowing, di seguire le congetture e le supposizioni con il sorriso beffardo di chi già sa e di lasciare a me e a tutte le altre persone che sono in blind, la possibilità di creare una capsula del tempo, la stessa capsula del tempo che ha finalmente confezionato gioie e dolori con il finale di Dark Souls 3. La mia introduzione è finita. Vi lascio ai 5 minuti di countdown che voglio farvi godere attraverso questa splendida musica del menù.
del gioco. A tra poco. Ovviamente, ragazzi, mancano ancora 4 minuti, ma vi ringrazio. Il livello 2 dell'hype train è già al 73%. 2 minuti alla fine del countdown dell'hype train, quindi vi ringrazio, non siamo neanche partiti e già foraggiate. Devo dire che questo mese in particolare sarà un mese nel quale cercherò insieme a Michele di sorprendervi. Se vi è piaciuta la sigla di Pokémon, ci saranno sorprese forse ancora più grandi per quella dedicata a Elden Ring. Grazie del sostegno. Grazie ragazzi, grazie davvero. Sub Bizzini, grazie. Mi prendo ancora questo minuto e 40 nel quale non mi si vede per farvi discorsi un pochino più intimi, eh? Approfittiamo di questa simulazione radiofonica. Non conosco niente di questo gioco, credetemi, sono super blind. Non ho idea di cosa troverò. Non ne ho la più pallida idea. Ma se vi dovessi descrivere che cosa provo ascoltando questa musica di intro, è la sensazione di essere davanti a una storia che sarà piena di tristezza, ma che dovrà comunque essere portata a termine. Credo che questa musica cerchi di suggerirmi che mi troverò davanti alla miseria più totale e che nonostante questo il mio viaggio sarà giusto, quasi come se fosse sempre cominciato per chiudere gli occhi definitivamente a una creatura che soffre. Magari sono lontanissimo da quello che poi è il vero significato dell'opera, però lo sentite, no? È già una fine, è già una musica da finale, eppure deve tutto ancora cominciare.
e comincia adesso. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti e benvenuti. Vado subito ad aumentare il potere. Ah, non lo posso fare dall'orologio. Il potere delle luci, vediamo se funziona questa cosa, vediamo se Apple mi viene incontro. Attenzione, sono piuttosto in hype. Ha funzionato, ragazzi. Non sono totalmente buio. Buonasera. Buonasera e benvenuti. Leggo le sub. Grazie a Resonante che sia buona per il 13° mese. Buonasera, l'ultima puntata della Veteran Run di BDSP è stata incredibile, specialmente il viaggio nella ormai lontana quarta gen, anche l'opening di Leggende. Sono fiero di essere abbonato a questo canale. Grazie. Grazie a Revolik che sia buona per il 18° mese, grazie a Quila Valiant che sia buona per il 49°. 4 anni più un mese, stiamo diventando vecchi, vecchissimi. Ormai ci siete da sempre. Grazie. Grazie a Lore che sia buona per il 9° mese. Grazie a Artifex, che sia buona per il 17°. Figata Hollow Knight, approfitto del rinnovo per chiederti se proverai mai Outer Wilds, un gioco in cui la progressione stessa è la conoscenza della lore e la decifrazione dei criptici messaggi di lore per capire cosa fare dopo, il tutto in un universo stupendo. Me ne hanno parlato in tanti, l'immaginario spaziale è spesso incompatibile con me, quindi mi sono sempre tenuto lontano dal titolo. Però me lo avete consigliato in tanti, prima o poi. Grazie a Il Chaff, che sia buona per il 5° mese, grazie a Kaneki Salmon, che sia buona per il 17°, grazie a Dabbe, che sia buona per l'8°. Ne approfitto, ragazzi. Siamo oggi all'inizio del mese, al 1° del mese, ho messo un sub goal a 200 sub, e vi ringrazio ovviamente se ci aiuterete a raggiungerlo. Il mese scorso abbiamo raggiunto 7.800 iscrizioni, e il nostro regalo, insomma, per questi mesi di grandi sub, in realtà il nostro investimento è stato commissionare a Giorgiovanni una sigla. Ne arriverà un'altra di cosa speciale questo mese, e perché no, magari altre ancora a seguire, qualora, insomma, il supporto dovesse rimanere sempre così grande e ci dovesse continuare a permettere investimenti pazzi, quindi thanks. Grazie a Fons Fontibus che sia buona per il 2° mese, grazie a Lore che sia buona per il 9°, grazie a Revolik che sia buona per il 18°, l'avevo già detto, grazie a Demon Hades, ecco, che ci mette 100 bizzini. Scusa bello, sono povero, ma volevo farti sapere, non che sono povero, ma che ti supporto. Grazie. Grazie a Vinsoski che ci mette 100 bizzini. Buonasera, felice che stai portando il mio gioco preferito. Spero in una futura collab con Galeon. Mi aveva scritto Galeon. Ho deciso però, in realtà mi aveva chiesto ancora prima Gian di farla insieme. Ho deciso però di voler vivere Hollow Knight da solo, perché volevo una serie di gameplay totalmente alone in the dark. E appena ho vissuto queste atmosfere nella live sponsorizzata Nvidia, ho capito che si sarebbe trattato di questo gioco. E quindi eccomi qua. Grazie a Fabio Loaded, che sia buona per il 7° mese, grazie a Rohan The Raven, che sia buona per la prima volta, quindi benvenuto, grazie a Moonlight Reverb, che sia buona per il 6° mese, grazie mille a Mastro Lindo, che sia buona per il 6°, si fa l'abbonamento pazzo per questa live di Hollow Knight, grazie a Umbreon, che regala 2 sub, e a Roxas. Quante ne regalate, Roxas, in tutto? 11! E da quanto sei abbonato? Da 1 miliardo di anni, grazie Roxas della sub, grazie mille. Fidati diventerà, scrive Sekiro Robert, uno dei tuoi giochi preferiti. Non vedo l'ora di sapere se sarà così o meno, ma insomma, siete in tanti a scrivermelo. Ottima scelta, viverlo da solo sarà un viaggio magico, fidati. Grazie ragazzi, grazie. Grazie anche a Kylogen, che sia buona per la prima volta. Grazie a Dakin, che sia buona per il 5° mese. E grazie a Rafalbi, che sia buona per il 25°. Buonasera Saido. Grazie a Giorio, che sia buona per il 22°. E Fede Leons per il 20°. Grazie a Ticci, che regala una sub. Grazie. Mamma mia, già quasi 100 sub, signori. Già meno 33 alle 100, non ho neanche iniziato. Grazie. Grazie ragazzi, grazie davvero tanto del supporto. Grazie. Grazie, mi rendete capace di dare forma e vita a tutti i pensieri pazzi, tipo appunto la sigla con Giorgio. Grazie. E assolutamente, Vinsoski, non avevo finito il discorso, poi preso da altre cose, esatto. Galeon mi ha detto di essere super mega ultra esperto, quindi magari sia con Galeon che con Gian potremo fare cose in post, un po' come alla New Game Plus con Sabaku, ok? Avevo pensato a questo proprio per dire, uniamo capre cavoli, facciamo entrambe le cose. Grazie a Naked Nova, no, grazie a Fede Leons, che sia buona per il 20° mese.
E ciao Saido, questo è uno dei giochi che più mi ha conquistato al di fuori di Pokémon e non vedo l'ora di vederti affrontare ogni sfida che ti troverai davanti in questo capolavoro del Team Cherry. Per certi versi, ragazzi, mi ricorda le atmosfere che ho vissuto su Celeste, che però ho giocato da solo. Non so perché, sarà il look cartunoso in questo caso, pixelato per Celeste, le musiche estremamente evocative. Il senso di disperazione che fin da subito è percepibile e respirabile mi hanno fatto venire in mente Celeste. Imo Celeste measure Hollow Knight, scrive Ferdi. Non lo so, Fe. Io ho adorato Celeste, è uno dei miei giochi preferiti. Devo dire che forse questo a livello di gameplay è più vicino al mio gusto personale. Grazie al Marcus che si abbona per il 23° mese e... Grazie a Nemateo che si abbona per la prima volta, Naked Nova, intanto meno 27 sub ragazzi alle 100, va bene. Hide Space Cat si abbona per il 45esimo, quindi meno 24, d'accordo. Dicevamo grazie a Naked Nova, finalmente Hollow Knight un sogno, intanto voi ragazzi siete quasi 2000, io non ho manco cominciato a dire A, va bene. Grazie a Sifonas che ci mette 5 subazze, grazie a Winx che si abbona per il quinto mese, grazie a... Dots Marco che si abbona per l'ottavo, 8 mesi che mi nutro di questo schifo, cazzo quanto mi piace, ti ringrazio, grazie anche a D-Bag che si abbona per la prima volta, benvenuto. Quanti nuovi abbonati? Grazie a Gnomo Armato che si abbona per il 22esimo. Quale occasione per rinnovare? Il mio gioco preferito di sempre probabilmente, semplicemente incredibile. Thanks. Grazie anche a Hearthan che si abbona per la prima volta, a Davzambo che si abbona con la Tier 1 e Varagon che si abbona con il Prime. Grazie a Schreber. Oh, Schreber, ragazzi, si sta incazzando ultimamente. Schreber è un altro di quelli che ha pigiato il tasto acceleratore sulla carta di credito. Perché è un po' di live che regala un botto di sub. Grazie, Schreber. Grazie mille. 5 sub in regalo. Spero che ti piaccia davvero tanto come sembra quello che facciamo. Ragazzi, credo di essere più o meno in pari. Se ho dimenticato qualcuno, al solito sono un palle e 19 sub alle 100 e al 50% il sub goal raggiunto. All'inizio, grazie Spinnybot. E vabbè, ragazzi. Grazie. Grazie. Grazie, non vedo l'ora di vivere anche The X con voi. Grazie, sono super gasato per questo 2022. E ho iniziato a lavorare. Grazie, Schreiber, grazie mille. Oggi ho fatto qualcosa. Grazie Carneficina, grazie Gabri Nanni. Oggi ho fatto qualcosa di cui ancora non posso parlarvi. Ma vi ho pensato tanto. E ve ne parlerò presto. Grazie a Lorpas, grazie Sgramor, grazie ragazzi. Grazie a Y Sgramor che regala 5 sub, grazie al solito Yozzi che ne regala un'altra, grazie a Zobiggo che si abbona con la Tier 1. Tra l'altro vi dico che siamo al lavoro per le nuove grafiche del canale e voi mi direte, ma come Saidonia, ma non le hai cambiate adesso? Ve l'avevamo detto. Sono delle, intanto meno 2 alle 100, sono delle work in progress. Cioè, sono temporanee. In realtà le vere grafiche commissionate a una certa persona che poi scoprirete sono molto più complesse. Quindi vedrete, ci stiamo adesso cominciando a ragionare, ragazzi. Verranno fuori delle. Grazie Noxel che regala Shrek una sub. Regala le vecchie grafiche a Sabaku, ma volentieri ragazzi, ma sono grafiche veramente che non costano tanto e ve l'abbiamo detto. Queste grafiche che vedete sono carine perché le abbiamo personalizzate molto, ma sono anche molto economiche. Vogliamo invece spingere un po' il tasto sull'acceleratore e fare robe più complesse, più pazze. Vedrete. Grazie a Vinsoski che scrive: su dai, partiamo. Comunque hai controllato di essere sull'ultima versione, ricordavo fosse la 1.5. Sono su PS5 con la versione PS4 perché il DualSense è una droga. Voglio giocare con DualSense su console. Però credo che sia l'ultima in teoria. L'ho scaricato dal PSN qualche ora fa. Grazie a 95 Giù che si abbona per il sesto mese. Ma questo è Pokémon Nero Soul? No. Grazie a Nomiem che regala 2 sub, Axel Beta che ne regala 5, grazie a Dalzo che si abbona per il sesto, apricuore, occhi e orecchie per questa gemma in cui la soundtrack parla e gli sfondi fanno storytelling. Io condividerò con voi nuovamente le considerazioni che ho fatto, mamma mia ragazzi, ma vi date una calmata.
condividerò con voi le considerazioni che ho già fatto all'inizio della run, nella puntata numero 0 fatta per Nvidia. Quindi condivido con voi tutto il brainstorming, diciamo, che ho avuto in testa vedendo le prime immagini. Lo farò giocando, ok? Non lo faccio adesso qui in intro, lo farò giocando. E quindi sostanzialmente, intanto grazie ragazzi, grazie ancora, sto vedendo un sacco di sub. E quindi sostanzialmente vi farò un riassunto di quelle che sono state le mie congetture, le mie ipotesi nella prima parte di questa avventura, vissuta anche con una certa testardaggine, cercando di fare Crude Fauci come primo boss e in ultimo riuscendoci. Probabilmente oggi farò un percorso diverso, cioè Crude Fauci non lo farò come primo boss, ma non per altro, l'ho già fatto. Voglio vivere la blind run al 3000%, quindi voglio esplorare un percorso differente per non sapere cosa avrò davanti e poi magari recuperare Crude Fauci in un secondo momento e vivere in blind una boss fight diversa, perché la vivrò con un potere completamente differente, insomma, delle skill che non avevo. Grazie mille, allora, mamma mia, a Roxas che regala un'altra sub, a Giulia Didu che sia buona per il terzo mese, a Axel Beta che regala una sub, a Andri Peli che sia buona per il secondo mese, siamo già quasi a 150 sub, boh vabbè, 123 adesso. Grazie a Leonardo Darf che regala 10 iscrizioni, grazie a Tom, grazie a Roxas che regala un'altra sub, Tom The Italian BBQ, secondo mese insieme, 18esimi totali. Per poco mi perdevo la live perché sono un pezzo di pezzo e non ho controllato Facebook, ragazzi, errore mio, nel senso che ho visto Chiara indietro con il montaggio, ma non indietro, nel senso Chiara è in pari, però vorrebbe prendere del vantaggio rispetto alle prossime giornate, soprattutto perché ci sarà anche da lavorare alla video recensione estesa. Morale della favola, ho detto magari stasera passa a montare ancora e vado io in live, ho voglia di giocare a Hollow Knight, non aspettavo altro che domani per farlo e mi sono detto Lo faccio adesso. Vado. Voglio giocarci, non vedo l'ora di farlo, facciamolo. Quindi ecco perché sto temporeggiando anche un po' prima di cominciare, sperando che ci sia il passaparola pazzo, ma vedo che sempre più persone si collegano, quindi sta succedendo il passaparola pazzo e sono contento. Grazie a... che bello quando succede. A Nerietes che estende l'abbonamento ricevuto in regalo da Emanuele Tucci. Fantastico. Quindi vincola l'abbonamento. Grazie a Mandalorian che sia buona per il quarto mese. Lei Phoenix che sia buona per il 17esimo. Non so come sono passato da inizio mese a fine mese. Non lo so neanch'io. Allora, lo giocheremo in italiano? Io chiederò presto a Chiara un po' d'acqua. Sto morendo di sete. E ho preso appunto, grazie a Pumfon Twitch, che si è buono per il secondo mese, ho detto bene? Spero di sì. E dovrei creare probabilmente sì un canale Telegram anche per le notifiche, quindi non una chat Telegram per gli iscritti, ma un canale Telegram probabilmente lo farei. No, lo farò in futuro. Non si continua dalla prima volta, no, si ricomincia, perché molti secondo me non erano collegati o comunque non l'hanno recuperata, ma tanto non è un problema, perché rifaremo l'intro e la faremo più veloce perché avrò già fatto delle considerazioni e poi andiamo in una strada diversa, quindi se avete già visto la live numero 0 non vi peserà, anche perché mi risentirete rispolverare un po' di concetti e abituarmi al DualSense perché lo stavo giocando da controller Xbox. Grazie a Sdrm che si è buona per la prima volta, a Nice World che si è buona per il terzo mese, nono totale, spero tu mi faccia venire la voglia di riprenderlo dopo averlo abbandonato un paio di mesi fa. Accidenti, sei il primo che sento dire questa cosa, che sento dire ho abbandonato Hollow Knight, poi ci spiegherai perché l'hai fatto quando magari arriveremo al punto in cui l'hai lasciato. Grazie a Francesco James che dice goditi questo capolavoro assoluto, mi ha fatto bene all'anima in un periodo davvero difficile, è un capolavoro intimo ed emozionante. Mi hai messo i brividi su intimo. Grazie Spigola, che sia buona per la prima volta. Sai, Francesco, sono serio. Ho letto intimo con il brivido dietro la schiena perché è un aggettivo strano da dare a un gioco. Però non lo si dà a caso. Sono gasato. Grazie a Crema che sia buona per il decimo mese. 10 mesi e ieri ho iniziato lo stage aziendale legato a Unitis, quindi comunque legato a un corso specifico, ed un mio collega oggi stava guardando la parte della veteran con Michele Ghilatina, si è quasi messo a ridere quando è successo, ma pure io non potevo fare altrimenti. Quindi intimo, mi dite. L'unica cosa che vi chiedo è di essere pazienti. Grazie Samu della sub.
di essere pazienti. Visto che non hai un maestro, scrive Ferdi, se dovessi starti perdendo per sempre robe importanti, dobbiamo avvisarti? Sì, ma fatelo fare ai mod, ok? Solo se i mod lo riterranno opportuno. Cioè, anche voi mod, non puntate a farmi fare il 100%, ok? Se c'è qualcosa di incredibilmente importante che mi sto perdendo, intervenite. Ma se c'è qualcosa che mi sto perdendo, ma non è incredibilmente importante, non è veramente necessario per la comprensione ultima della trama, della lore, lasciatemi perdere, ok? Quindi do in mano a voi mod le chiavi, ok? Grazie a so much sass, che sia buona per il secondo mese. Da quando ti seguo, uso opoli e termini latini a caso ovunque, si può curare. Ne parlavo con amici del fatto che a volte mi sento responsabile in quanto streamer di influenzare il vostro linguaggio, perché a volte conosco gente, magari persone nuove, che parlano come altri streamer che conosco, non so, gente che parla con il linguaggio delle live di Dario, e mi fa sempre strano. E quindi penso quando mi succede, ma quindi da qualche parte nel mondo c'è qualcuno che sta dicendo adesso facciamo il Godatium Z? Mi fa piacere, ma andateci piano. Grazie Alfa Endio, che sia buona per il 13° mese. Il 2022 non poteva iniziare meglio. Hollow Knight e Leggende, in attesa del... Grazie Ronny. Grazie Ronny Z delle 10 sub in regalo, ragazzi, siamo a 150 quasi. Mi godrò la blind con te e via di speculo pazzo. Un saluto e un abbraccio alla Chiaretta che sta montando. Vi si vuole bene, grazie di tutto. Grazie anche a Palmier che dice la tua voce ormai è a casa. Grazie ragazzi, mamma mia, oggi un mare d'amore e credetemi, ne avevo bisogno. Quindi grazie. E tutto il vostro amore oggi mi sta curando, quindi grazie. Grazie anche a Vinsoski che scrive: tanto il gioco ha un backtracking bellissimo e si viaggia facilmente davanti e indietro. Credo ci sia solo una singola cosa che ti vada detto di fare, ma si tratta di una parte XY, qui insomma vedremo. Ok, ragazzi, non vi preoccupate. L'unica cosa che vi chiedo è pazienza. Mi fermerò, speculerò un botto perché l'ho capito che questo gioco mi porterà a farlo, l'ho capito dalla puntata zero. Quindi l'unica cosa che vi chiedo è pazienza. Non sarà una serie veloce, sarà una serie nella quale a volte mi fermerò in un'ambientazione per dirvi che cosa ne penso. E lasciatemelo fare, vi chiedo questo. Lo so, Gala, che questo gioco è fatto da tre persone. Ok? Vi chiedo questa cortesia. Lo so che magari a volte la risposta è a un metro, li vivo così. Grazie a Orom della sub, ragazzi, grazie mille. Solo 30 minuti di live e 50 persone devono abbonarsi per raggiungere il sub goal. Non so che dirvi. Grazie, grazie dello splendido amore che mi date e ci date ogni giorno. Io parto e speriamo che invecchi bene questa serie. Nelle lontane lande il tuo nome con riverenza e rimpianto è pronunciato. E rimpianto, perdonatemi, è pronunciato, poiché nessuno poté domar le nostre anime selvagge, ma tu la sfida hai accettato. Sotto un pallido sguardo ci hai guidati, siamo cambiati, redenti i nostri istinti, hai donato a bestie e insetti un mondo che neanche in sogno s'eran dipinti. Mon Mon l'erudita. Avevo già letto questa frase. E riguardo queste illustrazioni, questi occhi arancioni, vero? Questa energia. Ma potrebbero essere occhi di un comune insetto. Forse no. È l'uovo, questo è l'uovo nero. Questo è l'uovo nero che visiteremo probabilmente anche oggi. Vedete? L'idea che mi sono fatto di questo mondo è di un mondo alla fine dei suoi giorni.
nel quale gli insetti morti rivivono attraverso questa energia arancione che forse viene emanata proprio da quell'essere visto nell'illustrazione. Sembra un po' noi, però sembra anche legato a una ragnatela, a un... quella è Pulveria. A una sorta di rete. E questa energia sveglia anche l'uovo. L'uovo nero, mi pare che si chiamasse. E questa avevamo già scoperto essere pietra, ragazzi. Sono completamente blind. Tant'è vero che mi dovrete addirittura dire dove deve stare la cam. Non ne ho idea di dove darà fastidio, dove non. E quindi dicevo, questi esseri... Io credo che questo mondo sia già morto. E altra cosa che avevamo notato è che alla morte il personaggio perde una parte di sé. E una parte oscura che è al suo interno. Quindi un essere superiore potrebbe anche, visto che viene chiamato essere superiore lui, lo vedremo a breve, un essere superiore... Per chi è totalmente blind capirà a breve ciò che sto per dire. Un essere superiore potrebbe essere un insetto al cui interno viene inserita un'anima oscura. Devo usare per forza questo termine, che però non c'entra nulla con Dark Souls. E quindi un po' come se fossimo un contenitore. E allora questo mi metterebbe in prospettiva l'insetto dell'illustrazione iniziale come un insetto dell'anima arancione. Per quanto questa cosa possa avere senso. E un'altra cosa della quale vi avverto è che colpirò qualsiasi muro 87 volte, perché è un metroidvania. Guardate, vedete che il sangue che esce fuori è arancione, c'è una fumata quando muoiono. Io credo che la forma originale di quell'insetto fosse questa. Sono morti. Questo mondo è troppo silenzioso. Questo mondo è completamente... Ah, c'era il segreto qua. C'era il segreto che avevo già trovato in Blind Blindissima. C'era il segreto qua a sinistra, vero? Sì. Me ne sono appena ricordato, ragazzi. E... l'avevo già trovato, questo. Dicevo, questo mondo è troppo silenzioso. È veramente... troppo silenzioso. Mi chiedo da dove vengano gli esseri superiori, perché non vengono esattamente da Pulveria. Noi a Pulveria ci arriviamo. Guardate ancora questa fumata arancione. Nell'ultima live, grazie mille a Shap97 che si abbona per il 21esimo mese, e grazie a Shun, grazie mille ragazzi, grazie degli abbonamenti. Dicevo, nell'ultima live di Hollow Knight, che in realtà era un'introduzione, quindi non vi preoccupate, si riparte da capo per l'appunto, ho imparato più o meno a fare quello che Gian mi ha definito Pogo, ma non so perché si chiami così. Però, eccolo qua. Si può fare praticamente su tutti gli oggetti che puoi colpire. Oh, nemici. C'è niente. Cerchiamo subito di... ragazzi, che... Pogo come Pogo... Ah, come il Pogo Stick, ma certo! Il Pogo. Nel mio caso il Pogo. Grazie a Marusoda, vi seguo praticamente dagli inizi del canale. Sono cresciuto con voi e vi ringrazio. Ora che posso seguirvi in live, sappiate che siete fonte di calma e gioia per me e il mio coniglietto. Gli basta sentire la vostra voce e corre vicino a guardare con me. Che carino, grazie anche alla strega rossa. Per via del lavoro mi sono persa un bel po' di live. Tornare oggi che inizi a scoprire uno dei miei titoli preferiti in assoluto mi fa sentire come se tornassi a casa dopo tanto tempo lontana. Divertiti, Saido. Un abbraccio. Dicevo... ragazzi che ci avete già giocato, analogico o direzionali? C'è qualche differenza? C'è qualcosa che trovate più comodo? Io istintivamente userei i direzionali in questo gioco, ma istintivamente. Leggo invece analogico. Forse è uguale?
come ti trovi meglio, è soggettivo. Analogico, analogico, vedo comunque tanti analogico. Mouse e tastiera, no, siamo da PlayStation. Vediamo analogico, eccoci qua. Esseri superiori, queste parole sono rivolte a voi soli. La grande forza vi contraddistingue. Concentrate le vostre anime e compierete gesta che altri sognano soltanto. Rigenera le anime colpendo i nemici. Quando avrai raccolto abbastanza anime, tieni premuto cerchio per concentrare le anime e curarti. Allora, da questo disegno sembra quasi che in realtà la maschera del protagonista sia fatta di anime, magari condensate. Mi viene in mente questa cosa, questa è una riflessione che invece faccio oggi con più calma, perché l'altra volta dovevamo andare di corsa, erano 2 ore di live sponsorizzata. Mi viene in mente questa cosa perché avrebbe senso con il concetto di involucro, di contenitore. Se noi alla morte liberiamo un'anima oscura, significa che è appunto la morte a spezzare l'involucro, a spezzare il nostro corpo e a fare fuoriuscire la melma interiore che coviamo. Ma se le anime curano, e questo disegno sembra proprio suggerire che le anime si spiaccicano sul nostro corpo e poi si solidificano, beh, allora potrebbe voler dire che noi siamo in realtà esseri superiori in quanto capaci di condensare le anime come involucro per contenere qualcosa. Nel caso del protagonista, l'oscurità, la sua oscurità. Il fatto è questo, ragazzi, bisognerebbe capire se il protagonista è un essere speciale, un essere superiore e speciale, quindi è un essere superiore ma è anche speciale perché ha dentro qualcosa di oscuro, oppure è in realtà proprio di tutti gli esseri superiori avere dentro un'anima oscura. E questo non lo posso sapere adesso. Però posso sapere che ci sono delle entità che vogliono parlarmi, guidarmi. C'è una forza che spinge, sprona gli esseri superiori ad affrontare questo viaggio. Quindi questo mondo è morto. Ma forse l'energia che mi guida in questa avventura desidera che rimanga tale e non in questa forma zombificata, mi permetterete il paragone, attraverso l'energia arancione. Guardate, ancora energia arancione, mi sembra piuttosto... Si è accesa una luce rossa nello studio. Ok. Via. Ok. No. Volevo allenarmi ora che posso. Bello il filtro comunque che c'è dietro. Comunque c'erano anche dei bozzoli che mi assomigliavano, ne parleremo quando li troviamo. Okay. Perché da un certo punto di vista c'è anche un dettaglio cromatico di questi insetti che mi colpisce. Sono tutti grigi. È come se questo mondo avesse perso il suo colore. E quindi non a caso l'energia che li resuscita è arancione, perché è un colore più forte rispetto al grigiume di tutti gli altri insetti. Ora magari troveremo altri nemici che hanno una colorazione diversa e mi smentiranno, però per ora sono tutti quanti slavati, quasi come se questo mondo non fosse semplicemente morto. Lasciate perdere la farfalla che non è un nemico, ok? Io parlo dei nemici. È come se questo mondo si fosse pietrificato invece che semplicemente morto, ok?
Dici che quell'energia ha assorbito il loro colore? No, non necessariamente questo, non lo so. Potrebbe anche essere antecedente, grazie a Lucy Milan o Lucy Milan, che sia buona per il terzo mese. Potrebbe anche essere antecedente, potrebbe anche essere che per un motivo X che non conosco, gli insetti hanno perso il colore e l'arancione gliel'ha ridato nella forma della vita. Questo non lo so. Però sono grigi, ragazzi. Io no. E la farfalla accanto a noi non lo è, quindi. Eccoci, inoltre c'è continuamente questo elemento grafico che ho trovato nei primi minuti di gioco. Sembra un bozzolo di me. Ora è diversa la testa perché le mie corna sono molto più esili, le corna dell'essere che ho davanti sembrano invece più appuntite, più tozze. Però mi sembra proprio un bozzolo. Quello che ho dinanzi a me sembra qualcosa dal quale dovrebbe forse nascere un essere superiore come me. E magari si è pietrificato, come tutto il resto. Ed è strano perché ovviamente finisco per farmi un botto di domande, cioè, gli esseri superiori quanti sono? Ne sono sopravvissuti al giorno d'oggi? La nascita di molti esseri superiori è stata interrotta da questa pietrificazione di massa del mondo? Perché sono di roccia? Vedete che è roccia quella roba lì? Certo, ragazzi, potrebbero anche essere solo statue, però perché fare la statua della faccia con un bozzolo? Non so, io non ho un bozzolo come corpo, delle alette credo. Oddio! Giusto, 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 giusto. Giusto. L'ho persa anche l'altra volta, sta roba. Qui è dove ho imparato a fare il pipi di bibiti, vero? Sì. Qui, ragazzi, l'ho imparato da solo, eh. Ho provato a fare 1000 esperimenti morendo 470 volte, cosa che mi vedrete fare oggi sicuramente. Mi ricordo ancora come si fa. È roccia, ragazzi, è roccia questa roba. Oppure un sarcofago, bravo Recall. Sembra anche un po' un sarcofago, ma e comunque non spiega perché siano lì e perché siano ormai ridotti a pietra. Se io taglio questo sarcofago, dentro non c'è più niente. È roba vecchia. È come se io mi fossi svegliato. La sensazione che ho è che io mi fossi svegliato in un luogo che non dovrebbe accogliermi. Cioè, non dovrei esistere io, o almeno ovviamente questa è l'impressione che ho, che non dovrei esistere, che sono molto speciale perché in realtà anche i miei simili sono ormai morti. Quindi è un miracolo il fatto che io stia camminando qui. Esseri superiori, queste parole sono rivolte a voi, soli. Nelle nostre terre non nascondete la vostra vera forma, che mi fa pensare allora che sia di tutti la presenza di un'anima oscura. Lo vedrete alla mia prima morte, ragazzi, c'è dentro un'anima oscura, ma insomma, l'ho già scoperto io, lo scoprirete voi presto. Che tutti possano godere della vostra magnificenza, poiché solo questo reame può generare degli esseri come voi. Solo questo reame, però non si riferisce al reame in cui sono, ma a quello che dovrò visitare, immagino. Nelle nostre terre, che non sono queste, credo sia Nido Sacro, mi pare si chiamasse, ma insomma, ci arriviamo. Non nascondete la vostra vera forma, che tutti possano godere della vostra magnificenza, poiché solo questo reame può generare degli esseri come voi. Quindi in realtà gli esseri superiori sono stati partoriti non qui, non da dove viene il nostro PG, ma da dove andremo, a Nido Sacro, in teoria. Per chi non conosce niente del gioco, scoprirete tra 5 minuti cos'è Nido Sacro. Da questa frase ho l'impressione che in realtà questo reame volesse l'oscurità dentro questi esseri e di conseguenza che l'oscurità sia stata la loro rovina, perché noi invece cerchiamo di sopprimerla, la conteniamo attraverso ogni mo modo, anche appunto attraverso la condensazione delle anime. Non sono sicuro che questa vera forma sia equivalente a magnificenza. Non sono convinto che qui dica il vero questa entità in collegamento con noi. Come si esamina?
Congiuro, ok. Ah giusto, Furia del Caduto, equipaggia un amuleto per attivare i suoi potenti benefici, ma va fatto su una panchina, giusto, corretto. Oh, abbiamo fatto un achievement. Allora. Yay. E poi c'è questa altra questo ennesimo bozzolone. Veniamo definiti magnifici, superiori allo stesso tempo inferiori della specie di dei che hai incontrato l'altra volta. Beh sì, è vero, hai ragione. Begonia Rex, si abbona per 9 mesi, 9 mesi di godo, grazie a voi ragazzi, grazie. 45 sub alle 200, al primo del mese. Thanks, thanks a chiunque ci aiuti a raggiungere il goal. Potrebbero anche essere statue, ragazzi, avete ragione. Non mi sembrano statue. Non mi sembra un luogo in cui ergere statue, questo. Mi sembra più un merdaio nel quale certa gente non è mai nata. Quello? Ma c'era anche l'altra volta? Ah, intanto sono tornato indietro, giusto. Allora. Grazie a Blood Red Igris, grazie mille. Fai un giro nei menu, mi dicono. Ok. Vediamo un po'. Vecchio aculeo. Una tipica arma di nido sacro. Ecco, sì, è proprio nido sacro. Grazie a Galtrix, grazie mille. Un'arma di nido sacro. Quindi io vengo da nido sacro. Confermerebbe la mia supposizione secondo la quale siamo nativi di quel luogo. La lama è smussata dal tempo e dall'usura. Concentrazione, che è la mia abilità con cerchio, concentra le anime. Vedete proprio la maschera, il simbolo della maschera, per riparare il tuo carapace e curare le ferite subite. Quindi sì, un essere superiore in teoria è un essere che è capace di convertire le anime in carapace. Abbiamo poi la furia del caduto. Incarna la furia e l'eroismo di chi sta per morire. La forza di chi lo indossa aumenta quando è vicino alla morte. Non ci sono descrizioni qui, ragazzi, vero? Saido che preme il tasto share perché è abituato almeno della Switch. Fantastico. Sì, ragazzi, scusate. Faccio continuamente capo. E poi abbiamo altri due slot che però non so cosa cazzo servano. E... ok. Non è così, giusto? Ma se siamo nativi, allora perché il personaggio di Pulveria non ci riconosce? Me lo sto chiedendo anch'io e attendo di riarrivare a Pulveria con questo pensiero in mente per darmi una risposta. Strano anche il simbolo di quella robetta lì che ci parla. Let's go. Team Sepulcra, sia buona per il sesto mese. Un immenso grazie a te, Chiara, per tutto quello che fate per noi, siete fantastici. Un immenso grazie a voi, ragazzi, delle sub, del sostegno. Siamo già al 166, amici. Grazie mille. Yes. Persino le monete mi sembrano pietra. Ok, grazie mille, banana. Ok, non ci sono descrizioni. E ora possiamo andare di sopra. Di nuovo involucri pazzi. Magari in questo caso sei il nano così facilmente dimenticato. Scherzaci, Vatlas. Non è lontano da quello che pensavo, capito? Cioè magari tu sei quello che non hanno tenuto in considerazione. Hanno estinto tutti gli esseri superiori. E magari il messaggio fa riferimento a un tempo lontano nel quale si parlava con gli esseri superiori. E per ora sono tutti finiti così. Anche perché, vedete, questi due sembrano diversi, non sembrano statue. Sembrano proprio dei robi in corso di formazione che non ce l'hanno più fatta. Grazie Deus Rex. Esseri superiori, queste parole sono rivolte a voi soli. Oltre questo punto entrerete nelle terre del re e creatore, giusto? Giusto, mi ero dimenticato di questa cosa. Oltrepassate questa soglia e rispettate le nostre leggi. Tra l'altro, posso dirvi che sono ancora più convinto che questi messaggi siano vecchi.
queste entità, queste incisioni parlano come se ci fosse la fila di persone che vuole andare a Nido Sacro, ma non è così. Non c'è un cazzo di nessuno. Quindi, secondo me, non è di ora questo invito, è di un po' di tempo fa. Siete testimoni dell'ultima e unica civiltà, il reame eterno, Nido Sacro. Ultima e unica civiltà. Ultima presuppone che ce ne siano state altre, e unica civiltà, il reame eterno, Nido Sacro. Questo significa plausibilmente che Nido Sacro ha annientato tutti gli altri reami, è sopravvissuta a tutti gli altri reami, ma comunque ce ne sono state altre di civiltà e Nido Sacro le ha outlived, le ha superate in longevità, tutte. Si pensava fosse eterno, mi permetto di aggiungere, perché ci sono stato, anche se per poco, è un reame in rovina. Speravano fosse eterno, grazie mille, ispettore Capitonda, anzi Catiponda. E quindi credo sempre di più che questi messaggi non siano di ora. Quale sia l'entità che ci vuole invitare lì dentro, non ne ho idea. Però insomma, non ci sta avvisando di macerie. Non è detto che sia l'unica, i romani dicevano di essere l'unico ente, ma solo per fare i fighi. Vabbè, sì, ok. Gli ho dato un'interpretazione di valenza storica. Unica e ultima esclude che ne siano mai esistite. No, io l'ho interpretata diversamente, zippi zuppi zappidu. Cioè, unica non intesa nel senso l'unica che sia mai esistita, ma l'unica che esiste attualmente. L'ultima delle civiltà, nonché l'unica, perché tutte le altre sono state annientate o assorbite da. L'ho interpretata così. Chiaramente, penso che ad ora non, io non possa verificare se ho ragione o torto. Anche secondo me Splatform sono rovine questi messaggi di un regno un tempo florido, sì. Questo salto è fighissimo. Come la prima volta. È come la prima volta, ragazzi. Mi ha fatto lo stesso effetto della prima volta. Brividini su questo piano più archi. Questa città è completamente abbandonata. Salute a te, viaggiatore. Temo di essere rimasto il solo ad accoglierti. La nostra città è diventata molto silenziosa, come puoi ben vedere. Signor Gerontias, altro essere indubbiamente superiore e me adulto, a meno che l'essere superiore non sia dettato dalla fisionomia, ma dalla capacità di contenere qualcosa al suo interno. Lui è proprio un noi adulto, guardate, sono le stesse corna, le stesse alette, la gobba rappresenta la vecchiaia, lui si chiama Gerontias, quindi c'è anche una radice proprio di vecchiaia, linguisticamente parlando, intendo. La nostra città è diventata molto silenziosa, come puoi ben vedere. Tutti i residenti sono svaniti. Uno per uno sono scesi nel pozzo che porta alle caverne sottostanti. Un tempo esisteva un grande reame sotto la nostra città. In teoria dovrebbe
del quale la città non faceva parte. Oramai è da tanto che è caduto in rovina, ma continua ad attirare gli avventurieri. Ricchezza, gloria, conoscenza. Quelle tenebre sembrano promettere di tutto. Di sicuro anche tu insegui i tuoi sogni laggiù. E mi rendo conto di aver fatto un'interpretazione sbagliata la prima volta. Perché avevo interpretato ricchezza, gloria e conoscenza come oggetti di nido sacro anche prima della caduta, mentre quelle tenebre sembrano promettere di tutto. Quindi l'avventura la si vive anche oggi all'interno di Nido Sacro, probabilmente per saccheggiare ciò che vi resta, tesori, verità inestimabili. Ancora oggi vanno a Nido Sacro, ma ci vanno gli insetti, non so come chiamarli, le entità viventi di questo mondo narrativo, per cercare un futuro in un mondo che è evidente non sembri avere poi chissà quanto da offrire. E ragazzi, sì, e Gerontos è gerontofilia, ragazzi, è amore dei vecchi, cioè amare i vecchi. Eccitarsi sessualmente alla visione di un vecchio è il famoso gerontofilo. E quindi Geronzia ha senso che... applauso ai morti. Posso chiedere dell'acqua? Grazie. E quindi ha senso come nome. In inglese è Elderbug, e quindi più o meno, forse Ias, non capisco il suffisso, cosa significhi Ias, però Geront sicuramente ci sta. Grazie Nexus Proxy. Ciao Fra, passo velocemente per subarmi. Non vedo l'ora di rivedere la blind di questa avventura spettacolare. Volevo chiederti se avessi letto il cartello del Bosco Evopoli presente in diamante, perla e platino. Pensavo ne avessi parlato a Sbeku. Non mi viene in mente niente sul Bosco Evopoli e sul cartello. Nel caso facci sapere che... aggiungo. Beh, fai molta attenzione. L'aria laggiù è malsana. Le creature impazziscono, forse respirando quella energia arancione, ma secondo me sono morte. E i viandanti vengono privati dei loro ricordi. Forse i sogni non sono poi questa gran cosa, dopo tutto. Lui, palesemente... ora, penso sia uscito molto dopo Dark Souls 1, palesemente ispirato al Crestfallen. Udula. In molti sono venuti fin qui sperando che il reame potesse soddisfare i loro desideri, ma certo, il suo nome un tempo era Nido Sacro. E vedete, ancora una volta sembrano vecchi i messaggi che abbiamo trovato. Lui ci dice che un tempo si chiamava Nido Sacro, mentre parlano al presente le entità in collegamento con l'essere superiore nell'introduzione. Si diceva fosse il più grande reame mai esistito, e quindi dai, sì, ne sono esistiti altri. Pieno di tesori e di segreti. Ora non è nient'altro che una tomba benefica, infestata da mostri e preda della follia. Ah, in latino quel suffisso è un superlativo, ok. Ah. Benefica, quindi sì, c'è proprio del veleno. Esatto, vecchissimissimo. Vecchissimo polone. Bevo acqua pazza, sì, avevo sete, ragazzi. Ho mangiato molto salato stasera. Lui è il più vecchio. Immagino che alla fine tutto svanisca. Sei stanco e affaticato? Anche se quella panchina è di ferro, posso assicurarti che è molto confortevole. Non esiste posto migliore per raccogliere i propri pensieri prima di ripartire. E poi mi fa piacere un po' di compagnia, anche se tu non hai l'aria di essere un chiacchierone. Noi non parliamo. In realtà è importante il fatto che non parliamo, secondo me. Geronzias è della mia specie, eppure parla. Io non lo faccio. Lui ha una bocca, io no. Sono una bambola? Grazie a Marione, che sia buona per un anno insieme. Ciao Saido, finalmente anche te su questo fantastico gioco. Spero che ti piaccia, in quanto la lore è veramente molto intrigante. Grazie. Magari
è semplicemente flavor, ok? Però sembro di cera, no? A giudicare dalla giuntura della bocca di Geronzias che si muove, invece io sono immobile. Questa battuta, no? Non hai l'aria di essere un chiacchierone. Mi ha sbloccato il... Perché io dovrei essere un protagonista muto? Non ce n'è motivo, a meno che ci sia una psicologia del personaggio per la quale lui non parla. Sono blind, ragazzi, fino a Crude Fauci. Sono sceso giù e sono andato da Crude Fauci. Non ci torneremo oggi. Sei troppo Chad per parlare. Ok, e facciamolo, ragazzi. Me lo ricordo, questo aumenta il danno. Leggi il prompt del dialogo prima di parlare. Ascolta. In che senso? Oh, ok, cioè devo sempre leggere cosa mi fa fare il prompt, cioè che quale azione compie il protagonista? Beh, effettivamente avete ragione. Hollow Knight è cavaliere vuoto. Quindi, obiettivamente, sono un cavaliere vuoto, sono un contenitore. È difficile per me capire così presto, però sì, è vero, il titolo lo suggerisce. E ascolta, non parla. Beh, sì, è vero, avete ragione. Per tutte le vostre esigenze di cartografia, prossima apertura, giusto, avevamo trovato anche questo, Iselda e Cornifer. Mai però incontrati, nessuno dei due. Avevamo incontrato un altro personaggio, ma non mi dite come si chiama, tanto lo rivedremo, credo. Iselda e Cornifer. Iselda e Cornifer. Iselda e Cornifer. Vacuo Hollow. Ok, grazie. C'era andato qua. Giusto, ci voleva una chiave. Una porta di pietra con una serratura semplice. E qui trovai la conferma. Mod, potete togliere il banner, per favore? Perché a volte guardo anche quello schermo e altrimenti non vedo il mio PG. Dicevo, avevo scoperto attraverso questo prompt che era di pietra. Non ho fatto bene mod a farlo entrare in testa. Vi entrerà talmente tanto in testa che non ne avremo più bisogno. Quindi capisco l'intento, attenzione mod, capisco l'intento. Però a volte guardo anch'io quello schermo. Vado. Allora, l'ultima volta, se non sbaglio, siamo andati a sinistra. Vogliamo rifarlo? Sono indeciso se rifare Crude Fauci e... Perché da una parte so come si fa adesso, perché ci ho provato tutta la live. Vabbè, intanto andiamo a sinistra e poi vediamo. Guardate gli occhi arancioni. Anche nella scena iniziale, gli occhi dell'insetto... che sembra quasi simile a noi per certi versi, al muso spigoloso, più che altro ai cornini anche lui, gli si illuminano gli occhi di arancione, quindi è proprio un'energia che pervade tutto il corpo, è ancora statue, bozzoli. C'è da dire che non rende necessariamente aggressivi
il potere arancione. Gli insetti bianchi fuffolosi non sembrano aggressivi, si limitano a camminare. Altri invece ci attaccano. Altri ancora sono semplicemente disperati. È quasi come se l'energia arancione esistesse per rifiutare la caduta di Nido Sacro. Ah, giusto. Qui, se non sbaglio, c'era il verme che piangeva. Anche lui ha perso i colori, in verità. Però è immune all'energia arancione. Ben ritrovati, ragazzi di YouTube Impast. È andata via la linea, ma ci risiamo. Ok. Grazie a Kisura Amberfang, grazie mille. Sì, è ripartita, ragazzi, la stream, ma adesso temporeggio un attimo così tornate tutti. Mi dispiace un casino, ragazzi, mi sento davvero sfortunato. Allora. Ok. Sì, sì, ma guardate, ragazzi, che il counter... Aiuto. Il counter funziona male. Ora si aggiornerà e prenderà tanti spect di botto. Però qualcuno che va via quando ci sono i problemi tecnici c'è sempre, purtroppo. E intanto siamo a meno 25 sub dalle 200. Ah no, giusto. La via del pellegrino, viaggiatore di Nido Sacro, attraversate le lande verdeggianti e i boschi di funghi fino alla città. Nel cuore di questo reame, laggiù, tutti i desideri verranno esauditi, tutte le verità rivelate. E quindi no, allora ecco perché mi ricordavo questa cosa. Sì, è vero che ancora oggi i viaggiatori cercano verità, tesori e ricchezze dentro Nido Sacro, ma anche prima il regno prometteva questo. Del resto era l'unica civiltà, l'ultima e unica. E qui. Anche questo insetto è con gli occhi arancioni. E sputa energia arancione. Inoltre ha un carapace blu, ma comunque il suo interno è completamente grigio. Quindi la teoria del hanno perso i colori sta ancora in piedi. Oh, ragazzi, siamo qua. Siamo qua. Non so se mi ricordo come si fa, ma siamo qua. E staremo qua per un po'. Non è vero. Ma quella è una via? Non c'è niente? Grande inculata? Ok. No, first try col cazzo, ragazzi, ma che first try?
First try. A parte non sarebbe first try perché l'ho già fatto. Quindi sarebbe barare. Ok. Sì, sì, ragazzi, siamo tornati online. Chiamate tutti a rapporto. Ma... guardate. Quello non è che un crude Fauci morto. A parte che sembra una giara, oltre che un ragno, però ha i denti. Quindi sono già tutti morti. A parte che anche questi sembrano Kakuna, sembrano bacchetti. Sono già tutti morti. Semplicemente l'energia arancione riprende questi cadaveri. Forse è per questo che c'è l'immaginario degli insetti, perché c'è... il carapace che richiama il concetto di involucro. E quindi noi siamo l'involucro dell'oscurità, gli altri sono l'involucro di questa energia arancione che non saprei come definire. Mi manca una vita, avete ragione. Eccone altri, guardate. Altri crude Fauci morti. Sono gusci, sì, esattamente. Eccolo là, lo possiamo osservare dalla distanza. È completamente straripante di questa energia maligna. Chissà se viene incanalata secondo un criterio o se semplicemente viene assorbita, appunto. Cioè, chiunque governi l'energia arancione ha deciso di resuscitare lui o semplicemente è successo. Ok. Devo smetterla. Oh fuck! Ci ho provato. Dai, si fa. A sto punto si fa, ragazzi, a sto punto si fa. Ci ho provato a prendere quella cura, ragazzi. Sì, esatto. Vedete che si è rotta l'ampolla delle anime? Si è rotta. Questo significa che io senza l'involucro sono rotto. Cioè, senza l'anima oscura che contengo sono rotto anch'io. A mia volta. Non capisco. Non capisco un cazzo. Ma sono scemo. Vabbè, tanto c'è il curello là sotto. Adesso sono proprio vuoto, sì.
Cioè adesso sono veramente lo Hollow Knight. Sono Hollow Knight qui. No, in teoria dovrei prima riprendermi l'anima. Si può chiamare anima? Perché la chiami energia? È molto più fisica, materiale. Hai ragione, Sezzes. La chiamo energia perché... Ecco qua. Ragazzi, in Superblind questo è quello che conteniamo. Riassorbito. Ritorna tutto quanto integro il di sopra. E avete ra... Mi sono distratto a leggervi, scusate. Avete ragione. La chiamo energia perché dà vita alle cose, però è vero, sembra una melma. È solo che è melma, ma anche fumo. È melma quando me la spara crude Fauci, ma quando esce fuori dai cadaveri, ma che cazzo sto facendo? Quando esce fuori dai cadaveri è fumo. Qua che devo andare? No. Perché non sto riuscendo a saltare? Ok. Ok. E vabbè, ci andiamo senza cure, ma tanto non è quello il problema. Tanto le cure si farmano in fight. Una melma molto volatile. Sì, dai, sì. Una melma che a contatto con l'ambiente evapora. Ok, try numero 2, ma in realtà try numero 15. Brutti questi danni. Però belle queste cure. Ah, cazzo, ho saltato, bravissimo. Che sei stronzo. Non ci dovrebbe arrivare, invece ci arriva. Con tutto il potere del West. Qui mi ripiglia. Vabbè, non importa. No! Questo è da stronzi. Qua mi piglia. Concentrazione. No alla fretta, no alla fretta, no alla fretta. Eccoci, questo è ottimo. Ghiotta, questa occasione di cura. Top. Via. Ok, perfetto. Ferrino. Ferrino, oddio. Vabbè. Devo fare poco. Troppo lontano da lui. Mannaggia. La faccio? Bene. Meno bene. Che culo qua. Cura tutta mia. Me l'ha tolta subito. Bravo. Sì. Tutta mia sta cura. E mo la perdo. Non è vero? Pazzo. La perdo. Attenzione che mo salta, non è vero. Ok, cura mia. Bella. Yes! Agile, Momonga.
Ok. E beh, ragazzi, non era il secondo try, eh. Posso aggiungere un dettaglio? Io sono immune. A me fa dolore. Fa provare dolore la melma arancione. Ma io sono già pieno. Giusto? Cioè, io, siccome ho già un'anima oscura dentro di me, non posso accogliere anche l'energia arancione. Quindi a me fa male. Vedete, ha lasciato la merda a terra, per questo ci pensavo. Posso anche romperla. È proprio viscosa, guardate. Se ci salto sopra è viscosa. Ora vabbè, non mi fa male per gameplay. Però non può possedermi, può solo farmi male. Catarro, sì è vero, avete ragione. Anche il Crude Fauci, ma la melma arancione lo ha corrotto. Ma a Crude Fauci non faceva male. Crude Fauci la conteneva e me la sparava addosso. Era, cioè, per me Crude Fauci era morto. Continuo a pensare che Crude Fauci è solo un cadavere che si muove. Ok? Avete presente quel video della mantide che viene controllata dal parassita? Io ho in mente quella roba lì. La melma arancione è un parassita che entra dentro gli insetti ormai già morti e li comanda. O Parasect, bravi, o Parasect. Ecco, bravi, si chiama Cordyceps. Cordyceps. Sì, sì, mi pare di sì. Cordyceps, bravo Bruce Lee. Sì, sì, sì. Ti saltava in testa, però. Lì era lui a farti... Sì, sì, sicuramente, dottor Cortex, lui mi saltava in testa. Però anche prendere la melma in faccia mi fa male. Quindi, certo, poi dovremo capire se per gameplay lui vuole spezzarci per far uscire fuori il fluido nero, mettiamola così, e riempirmi del fluido arancione, oppure se semplicemente vuole farmi fuori. Quindi la domanda che dovremo fare a monte è: un essere superiore può ospitare questa energia arancione? Anche quando è vuoto? Grazie Yuki. Cordyceps è il fungo che cresce in testa alle formiche. No, allora non era il Cordyceps, perdonatemi, no. È quel parassita che sembra un vermino che si attacca dietro alle mantidi. C'è quel video famosissimo della mantide che si muove ancora come un burattino nel lavandino, mentre ormai è il parassita a controllarla. Siamo ragazzi, da qui in poi non ho visto più niente. Secondo te questa energia ha una volontà oppure no? Secondo me il Fambo, questa energia è controllata da qualcuno per il momento, perché sembrava suggerire questo la scena iniziale. Quell'essere simile a me, però molto più longilineo, sembrava evocarla l'energia. Sto scrivendo. No. Non ancora. Ehi. Oh, tanciazza. Salve a te. Sei venuto ad esplorare queste magnifiche vecchie rovine? Non badare a me, uno storico lui. Cosa sta facendo? Anche a me piace molto esplorare. Perdersi e poi ritrovarsi è un piacere ineguagliabile. Tu ed io siamo estremamente fortunati, sai? Io faccio il cartografo di mestiere e ho appena completato la cartografia di quest'area.
Vuoi acquistare una copia del mio lavoro svolto finora? Comprare la mappa dell'area? Beh, sì, perché no? Hai ottenuto una mappa. Tieni premuto L1 per visualizzare la mappa della zona attuale. Mostra una mappa dettagliata di Nido Sacro. Va bene, grazie. Gentilissimo. Chocolate, che rectis? Una mappa può essere utile, ma da sola non servirà a mostrarti dove ti trovi. Se non hai un buon senso l'orientamento, e spoiler, non lo ho, ti consiglio di andare a comprare una bussola da mia moglie. Iselda! E quindi lui è... Cornifer? Lui è Cornifer. Giusto? Erano Cornifer e Iselda. Quindi lui ha abbandonato il suo negozio di pulveria insieme alla moglie ed è sceso qui per fare una cartografia completa di Nido Sacro, di ciò che ne rimane. Ha appena inaugurato il nostro nuovo negozio di cartografia pulveria, pieno zeppo di tutti gli strumenti utili per un esploratore come te. Di tanto in tanto venderà anche alcune delle mie vecchie mappe. Ok, quindi in realtà vanno e vengono. Vanno e vengono. Vado spesso a trovarla dopo aver disegnato, ecco qua, la mappa di una nuova area. È sempre felicissima di vedermi. Dimmi di più. A proposito, non mi sono presentato. Ti chiedo scusa. Quando passi tanto tempo solo con i tuoi pensieri, rischi di dimenticarti le finezze della conversazione. Mi chiamo Cornifer e ho sempre amato esplorare il mondo. Appena uscito dall'uovo, sono partito in cerca di avventure, lasciandomi dietro... È arrivato un raid? Grazie, Xone 22 Pogo, grazie mille. X1, non ricordo mai la pronuncia. Appena uscito dall'uovo, sono partito in cerca di avventure, lasciandomi dietro i miei fratelli, le mie sorelle e la mia povera madre. Grazie mille, Divanosauro. Ecco perché appena ho potuto mi sono trasferito insieme a mia moglie a Pulveria. Un immenso sconfinato reame da esplorare proprio davanti a noi. Impossibile resistere, non credi? Quindi il mondo comprende qualcosa oltre Pulveria, che è da dove viene anche il protagonista che si butta in quella grotta che poi porta a Pulveria. Pulveria, Nido Sacro. Comunque ti lascio ritornare al tuo viaggio. Con un po' di fortuna ci incontreremo di nuovo. Sii prudente. Che ne pensi della mia mappa? Ho cercato di renderla il più completa possibile, ma le mappe sono sempre in corso d'opera. Se vuoi completarla tu stesso, puoi acquistare tutto il necessario per la cartografia da mia moglie, a Pulveria. Abbiamo aperto un piccolo negozio per sbarcare il lunario. Ok, finito. Vediamo. Ok, io sono, credo, l'amico Fritz con le corna. Che figo che tira fuori la mappa. E la mappa la tira fuori effettivamente mentre si sposta. Alternativamente, però aspetta, non è vero. Non è vero, quello non sono io. Perché la vaffanculo. Io adesso sono nella stanza dove ho fatto la boss fight. Ah, ecco, infatti no, che stupido. C'è la faccia di Cornifer lì. Quindi c'è una stanza a sinistra adesso, che è da dove vengo io. La stanza a sinistra è Crude Fauci. Corretto, quindi lui non ha cartografato oltre. Potremmo esplorare qua sotto, ma lui non ha cartografato neanche il sotto. Facciamo la parte che lui ha cartografato, ragazzi. Quindi cominciamo da destra, si può andare? No. E allora forse da sotto. Sì, anche perché qui c'è la merda. Però aspettate. Mi sembrerebbe esserci roba preziosa. E qui già però non so più dove cazzo sono. C'è qualcosa? No. Qui già non so più dove sono. Che per carità, mi può andare pure bene perché alla fine... Mi piace giocare i Metroidvania andando, senza chiedermi dove e perché. Però vorrei prima capire che cos'è per esempio quel simbolo con la maschera.
Sopra c'è la stanza che poi conduce a Crude Fauci. La stanza con... Sì, e mi torno. Ok. Tanto ci rifacciamo anche la vita. Bastarda mosca di merda. Ok. 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 Tanto poi arriverà quel momento del potere dell'orientamento, no? Ok. Veniamo da qua o da più sotto? Già da più sopra. Da più sopra? No, non è vero. Veniamo da qui. Decisamente. In teoria ora Pulveri è poco sopra. E infatti è così. Non è vero, non è vero un cazzo. Noi non veniamo da qua. Qui c'è il vermino, oh mio Dio. Per cercare di orientarmi sto prendendo un botto di teghe. Noi non veniamo da qua. No. Questa è un'altra strada ancora. Che Franco non ha assolutamente inserito a sistema. Quindi... Perché lì c'era il vermino che avevo già trovato in Blind Zero. Mettiamola così. Da qui sono venuto. Sì, va bene. Va benissimo. Tanto è tutto per l'oriento. Ecco qua. Fantastico. Pulveri è qua sopra. Giusto? Giusto, corretto, perfetto. Vediamo tutta la mappa che ha fatto lui. Quindi, oltre... Ricominciamo da qui. Tanto, in teoria, ci ritorniamo da Cornifex. Al contrario. Aia. Dobbiamo imparare a scendere con il down air, così. Ok. Refillati. E da qui cominciamo sempre a batacchiare ovunque. Il bello della Brindaran è anche vedere la confusione del giocatore. Non fate i modelli. No, ma assolutamente. Io non vi stavo cagando. Com'è che si chiama? Non si chiama Cornifex. Si chiama Cornifer. Cornifer, scusatemi. Cornifer, ho pensato a Ornifex. Cornifer. E Iselda. Ok. Ok. In teoria sto avanzando. A breve dovrei trovare questa melma che ha segnato lui. Il negozio lo guardo più tardi, ragazzi. Voglio un attimo capire com'è fatta la mappa. Sono sicuro che il negozio sia aperto, l'ha detto lui. L'avevo già vista questa cosa io. L'avevo già vista in Blind Zero. Ed è l'uovo che si vede all'inizio. Ma le mie corna. Più o meno. Una crisalide, qualcosa. Tempio dell'uovo nero. È un tempio. Salve. È un piacere incontrare un altro viaggiatore in questi sentieri dimenticati. Sei piccolo, ma hai l'aria di essere forte. Io sono Quirrell. Ho una specie di ossessione per tutti i luoghi inesplorati. Quest'uovo si è acceso durante la cutscene iniziale, quindi questo significa che, grazie a ciobecca della sub, l'energia arancione in qualche modo è collegata anche al risveglio di quest'uovo, che sembra un uovo gemellare. Hazel, Fuxi e Mesprit mi vengono in mente. Questo antico reame cela molti misteri affascinanti, uno dei più intriganti è proprio davanti a noi. Un grande uovo di pietra, ancora una volta la pietra, è situato nelle rovine di un antico reame, e quest'uovo è caldo. Sembra essere qualcosa di unico nel suo genere, perché sta per nascere qualcosa dal suo interno. Si può aprire? Ci sono degli strani simboli sopra. Secondo me sono insetti che stanno per nascere al suo interno. Anche perché Cornifer lo dice, è nato da un uovo, giustamente. Quindi tutti gli esseri in teoria nascono da un uovo. Però credo che questo sia un uovo di gemelli. Tre gemelli. Adoro i misteri e chissà quali altre meraviglie si celano sotto di noi.
Per tanto tempo mi sono sentito attratto da questo posto. Ho sentito tante storie meravigliose e allo stesso tempo spaventose. Non potevo più resistere. Dovevo venire a vedere con i miei occhi. Lui è diverso da noi, in verità, perché non ha le alette, però non ha la bocca, come noi. Quindi forse gameplay only, il fatto che io non parli. Sono arrivato al momento giusto, questo mondo morto si è rianimato. Lo definisce morto anche lui. L'energia arancione, la melma arancione, dà vita alle cose morte. La terra trema e le creature si agitano, l'aria è pesante. Mi domando quale sia la causa. Mi domando cosa sia la melma arancione. Cioè, ok, premesso che non lo saprò oggi, e premesso che, va bene, potrei avere ragione, la melma arancione dà vita a roba ormai pietrificata, ai resti di nido sacro. Che cos'è la melma arancione? È il potere di qualcuno? È la volontà di qualcuno? È la prima fiamma? È quindi una roba divina che devo accettare perché sì? Quel vecchio aculeo non ti basterà per sopravvivere in queste rovine. Tra l'altro, un vecchio aculeo di qui. Ma non c'è problema, basta solo guardarsi intorno. In tanti sono venuti qui, la maggior parte è andata incontro a un triste destino. Molti erano meno equipaggiati di noi due. Sono sicuro che non gli dispiacerebbe se un altro esploratore li liberasse dei loro strumenti. Sarebbe un gesto di gentilezza. I morti non dovrebbero portare tali fardelli. Quindi mi aspetto, ragazzi, uno a uno che un morto si rianima, equipato si rianima e mi attacca. Mamato, giuro. Sei già stato nella città lì sopra? Un posto piccolo e cupo. E quali meraviglie sono nascoste al di sotto. Quindi lui non è di Pulveria, non conosceva Pulveria. Immagino sia per questo che sono tutti scesi qua giù. Chi potrebbe resistere a tali possibilità? Pulveria è un posto misterioso, però. È resistito a... alla fine di tutto, anche se era praticamente adiacente a Nido Sacro. Immagino... ok, perfetto. Proprio una meraviglia. Ok. Sì, ragazzi, sembra... Lui ha una maschera che peraltro ricorda la forma delle teste che escono, che fanno capolino dall'uovo. Visti i tanti occhi della terza testa, mi viene da pensare che siano insetti. Che siano tre insetti in un solo uovo. Non so se proprio siamesi... oppure sono tre separati covati nello stesso uovo. Mamma, te lo giuro. Guardate, anche scorticato quest'uovo nero, vedete? Si è aperto e ha cominciato a rivelare il suo interno. Proprio scorticato. Guardate. Si è rotto, qualcosa lo ha rotto. Mamma, te lo giuro. Qualcosa lo ha rotto. Verrebbe da pensare che sia l'energia arancione, che reagendo in questo luogo... Lui ha la maschera del primo a sinistra. Due puntini qua e poi gli occhi. Grazie a Edwin della sub. Oggi non sono riuscito a seguire, ma ti posso dire che Hollow Knight è un capolavoro. Tra musica, art, lore e boss. Recupererò in differita mentre finisco il Pokédex di Isui. Questa prima puntata, ragazzi, per ora è devastante. E qui finisce però la visita al tempietto. Però possiamo, in teoria, continuare. Per no blind. Il fatto che le loro facce siano anche al di fuori della struttura mi fa pensare che questo tempio sia nato per la loro nascita, ma non sono mai venuti al mondo questi esseri. Peraltro un solo occhio, due occhi, sei occhi. La creatura quindi da un solo occhio, una con due, una con sei. Se lui ha la maschera, però lui sa che cosa è tutto questo, ragazzi.
Avere la maschera di questa cosa qui sembra quasi essere un fan di questo tempio. Grazie Uranus Shadow, grazie mille. Ha la stessa maschera e dice di non essere stato qui. Infatti è sospetto. È sospetto il fatto che lui abbia la maschera di uno di loro. Due o quattro occhi? Secondo me sono due. Non so se poi quelli sembrano più decorazioni che altri occhi. Se poi sono occhi, allora sono 1, 4, 6. Però davvero, no? Cioè, tu entri in questo tempio e vedi le loro teste. Quindi sembra proprio un... Questo è il luogo di culto nel quale veneriamo la nascita di questi tre esseri, che però non sono mai venuti al mondo. Perché questa costruzione non possono averla fatta ora. Questa risale alla caduta di Nido Sacro, è troppo complessa. Credo che sarà, che finirà per essere uno dei grandi misteri da risolvere di questa avventura, che cos'è questo tempio. È un cosplay. E guarda quanti altri bozzoli, barra... Ma sono bozzoli, ragazzi, sono bozzoli. Tra l'altro qui ce n'è una concentrazione massiccia. Noctunez, parlavo proprio delle incisioni sopra l'ingresso. Per quello dicevo che sembrano un'effigie importante, un simbolo di Nido Sacro. Del resto si chiama Nido Sacro. Per quanto ne sappiamo, ragazzi, mi perdonerete, sarà questo il pacing della serie. Nido Sacro. Per quanto ne sappiamo, è il nido di quest'uovo. Il nido è un luogo nel quale le uova si nascondono, cioè si nascondono, si proteggono, si covano. Quindi Nido Sacro potrebbe essere A, il nido di tutti gli esseri superiori. Infatti l'entità all'inizio ci diceva che la nostra vera forma, Nido Sacro, è ben accetta, anche perché solo le loro terre possono dar la vita a esseri del genere. Quindi Nido Sacro potrebbe essere il nido nel quale nascono questi esseri incredibili, ok? E è particolarmente sacro perché a un certo punto dovevano nascere questi tre, ma non sono mai nati. Questa è l'idea. Hollow Nest in inglese. Ecco, allora, a maggior ragione. Io sono Hollow Knight e vengo dallo Hollow Nest. Sono aggressivi, ma secondo me spinti dall'energia arancione. Guardateli, in realtà probabilmente sono sempre stati così. Ah, è Hollow Nest, ok. Tutto pietrificato. Noi adesso, ok, possiamo puntare ad andare in alto, in alto, in alto, ma il salto non penso che ce lo permetta. Ovviamente qui si potrebbe fare del rompino, ma... Non ne ho modo. Andiamo avanti. Sì, andiamo di qua. C'era però una goccia d'acqua, aspettate. Ah, era solo grafica. No, è lì. Qui. Rompino. Niente, ok, posso andare. Era una tavola. Guardate, era una tavola quella. Credo. Cazzo.
No, non prendere lui. Ok. Torno da te. Oh, il negozio, sì. Papanara. Sei venuto a comprare una mappa, giusto? Di solito se ne occupa mio marito, ma sorpresa, è sceso di sotto. Ogni tanto fa ritorno per darmi nuove mappe da vendere, ma io vorrei che passasse più tempo qui. Il commercio non mi interessa granché, ma ora vediamo cosa posso venderti. Bussola ostinata. Le monete le droppo alla morte, vero? Incavi necessari 1. Fortemente consigliata. Se hai difficoltà a trovare la strada nei labirinti che rovini sotto di noi, prova questo amuleto. Ush. Indicherà la tua posizione nella mappa. Sì, sì, sì. Allora, questa la compriamo. È la prima cosa che compriamo, ok? Piuma, indispensabile per poter aggiungere alla tua mappa le nuove aree che esplori. Essenziale per chiunque voglia dedicarsi seriamente alla cartografia. La voglio. Puntina della panchina. Queste puntine indicheranno sulla mappa le panchine e i luoghi di riposo. Mi interessa relativamente. Puntina del bozzolo. Hai mai visto quei magnifici bozzoli blu? Sono quelli che ti danno la vita extra, credo. Ho creato queste puntine per poterli segnare sulla mappa. Quei bozzoli sono belli, ma anche molto fragili. Per favore, sta attento a non distruggerli. Puntina del mercante. Usa queste puntine per segnare sulla mappa la posizione dei mercanti o di altri insetti interessanti che incontri durante i tuoi viaggi. Di tanto in tanto vai a fargli visita per vedere come stanno. Di sicuro ne saranno felici e immagino ti venderanno cose. Punta della sorgente calda. Ho creato queste puntine per tenere traccia delle sorgenti calde del reame. Non le conosco. Io non ci sono mai stata. Chissà se un giorno Cornifer mi ci porterà. Nel frattempo sono certa che saranno più utili a te. Segnalino scarabeo. Questi segnalini sono una nuova aggiunta al negozio. Puoi usarli per segnare punti interessanti sulla mappa. Questo colore infonde molta tranquillità, non trovi? No, in realtà per niente. È il colore smorto di questa landa. Segnalino carapace. Questi segnalini sono una nuova aggiunta al negozio. Nuova aggiunta cosa vuol dire? Che sono col DLC? Stati introdotti nel gioco? Potresti usare questo colore per ricordarti di ardue battaglie. Va bene. Allora, sicuramente piuma e bussola. Appena abbiamo i soldi, torniamo qua. Credo di droppare... Le puntine sono contenute in un vanilla. Ecco, mi immaginavo. Allora... Ah, mi fa vedere dove sono morto, però. Che figo che diventa buia quella zona della mappa. Tanto è grande l'oscurità che contengo, tanto è potente, che addirittura rabbuia la mappa. Questo un palese suggerimento per il giocatore nei confronti di quanto sia veramente profondo l'abisso che mi porto dietro. Chissà tra l'altro che cos'è l'ago. Cioè l'aculeo. L'ho strappato a qualche altro insetto. È un pungiglione di un altro insetto che ho ucciso. Possiamo osservarlo un attimo. Sono proprio io, non c'è dubbio. Solo la parte sottostante è diversa. Persino l'aculeo è posseduto dalla mia parte oscura. E dire che sono così simili. Guardate le palline che vengono emanate dal mio abisso. Sono molto simili ad alcuni momenti di rappresentazione grafica dell'energia arancione, della melma arancione. Credo che non siano poteri così diversi dopo tutto. Vorrei osservarti, cosa fare? Mi attacchi, ok. Quindi non vuole stare dentro di me. Oppone resistenza. Bene.
L'ho resettato? Mi sa che l'ho resettato, vero? Sto giocando a Smash. Mi trovo bene perché è l'approccio di NES di Smash, ve lo assicuro, ragazzi. È fair. È fair fair di NES. PK Fire! PK Fire! PK Fire! Ok, ho tanti soldi. Ma non abbastanza. C'è proprio. Si vede che sei un NES main, lo so, ragazzi. Cioè, ma anche il movimento, guardate, proprio. Cioè, la manina che fa questo e il saltino più quadrato, quindi 340, sì, ho contato. Lui era un cavaliere, un guerriero, aveva delle armi. Quella è una rack per le armi. Sto fast fall. Avete ragione. Il fast fall ci vuole. Ehi. Cosa dici? Ti riporto da papà. Vieni. Ok, penso sia tornato. Dopo andiamo a vedere come sta. Sì, è un dente di drago, è Phalanx. Scherzi a parte, sembra un dente di qualcosa o, non so, un corno. Perché hanno rubato i bambini a quel bruco? Cosa ci vogliono fare quei bambini? Credo che... Questa informazione sia in realtà cruciale. Ovviamente, ragazzi, non posso sapere quanto di quello che vedremo è gameplay e quanto invece è narrazione. Quindi per ora darò per scontato che sia narrazione. Sono sempre in tempo a rimanerci male. Però per ora mi è sembrato molto ricco l'ambiente, quindi perché no andiamo all in. Questa è la dimostrazione che c'è una volontà della melma arancione. Non sappiamo se è della melma arancione o di chi la governa, ma non è un mondo che agisce distinto. È un mondo che attraverso gli esseri posseduti dalla melma arancione cerca di raggiungere un fine, che in questo caso trova il mezzo nel rapimento dei piccoli bruchi. I piccoli bruchi vengono rapiti e infilati dentro delle giare, quindi non solo devono essere rapiti, devono essere usati, non è ancora il momento, per questo vengono conservati, ma vengono comunque rubati al papà, che è troppo vecchio. Quindi l'altra informazione che possiamo dedurre e estrapolare da questo contesto è che non servono semplicemente bruchi, servono bimbi, altrimenti avrebbero rapito anche il vecchio, il papà, che rimane da solo perché è inutile, non lo uccidono neanche. Quindi chiunque stia governando l'energia arancione, la melma arancione, ha bisogno di bambini. Ha bisogno di piccoli insetti vivi, vivi davvero. Perché quelli sono vivi davvero, non hanno melma arancione dentro. Sono vivi come noi. Noi non siamo vivi. Sono vivi. Scusate. Noi secondo me siamo mortissimi. Ammesso che sia mai vissuto in origine questo corpo. Quello che abbiamo noi, intendo. Quindi ok, qui abbiamo semplicemente liberato, semplicemente, abbiamo fatto una cosa importantissima, liberare uno di questi pargoli e farli ritornare a casa. Servono per caricare la macchina di AZ.
In teoria adesso scendiamo giù e cominciamo a fare la strada per Paperopoli, trovando qualunque cosa sia la faccia simile alla mia. Che potrebbe essere qui? No, qui manca la parte cartografata, mi sa. Vogliamo visitarla? Però mancherebbe anche la parte a destra, dunque. Perché lui ha visto solo sotto. E ma a sto punto esploriamo con ordine. Tanto dobbiamo farci le monete. Per vedere la nostra posizione in mappa, che renderà tutto più semplice. Che ne dite? Esploriamo. Ok. Oh sì, soldi. Adesso do voi un valore inestimabile. La mia capacità di orientarmi. Posso cadere ancora più giù? Mi sono venuto. Di sopra non sembra esserci nulla. In teoria posso proseguire. Ok. Ok. Aspettate. Ci provo. Ci provo. Niente. Niente. Magari si sblocca qualcosa. Tu che fai? Sei stupido? Semplicemente te ne sbatti delle punte, bella. Ok. Fanno fare le crisalidi ai bambini per poi possederle? Però a quale scopo? Ci sta che possano volere le crisalidi, però perché? Forse qualsiasi insetto può diventare un essere superiore? Forse i morti con l'energia arancione possono diventare qualcosa, ma i vivi qualcos'altro ancora? Potrebbe essere. Sì, qui ho visto tutto, ragazzi. Scusate se ogni tanto torno indietro, lo faccio per essere sicuro. Come salti tu? Ci siamo quasi, dai. Altre 100 monetine. Il fatto è questo, se si parla di crisalidi, allora noi cosa stiamo facendo? Stiamo covando l'energia oscura affinché cresca? Siamo un bozzolo in attesa che la parte oscura evolva, diventi qualcos'altro, qualcosa di più forte? Quello non è il simbolo più o meno degli Eterni? Forse no, forse era più complicato. E ancora, ragazzi, bozzoli, 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 bozzoli. Di pietra. Tipo alcuni bruchi con le vespe, portano i loro piccoli e li fanno nascere aiutandoli nel processo. Tutto ovviamente... Ah, dentro il corpo del bruco, capito, Jazzy? Cioè, voi intendete dire che i bambini diventano i bozzoli, non che i bambini devono diventare nella forma di bozzolo per poi far loro qualcosa. Voi intendete dire che potrebbero essere proprio i bimbi, la carne dei bimbi, se così la vogliamo chiamare, a divenire bozzolo di qualcosa. Crudo, però è vero, alcuni insetti lo fanno. Grazie Dattia. Ragazzi, meno 18 sub alle 200 intanto. Un altro bimbo. Ah, ma qui mi ricordo dove sono.
siamo già stati qua nella blind zero. Non si può fare quel salto. Ops, scusate. Si deve prendere danno contro questi cessi. Vabbè, vuol dire che in teoria torniamo a Pulveria da qui. E dovremmo riuscire... tornando a... vediamo se si può... infatti. Vediamo se si può salire fin lassù. Non credo. No, invece sì, si può, si può. A voglia se si può. Le monetine mi servono. Quante me ne droppano? Un cazzo, due a morto. Queste quante sono? Ma, un cazzo uguale. Ora vediamo cosa prendere. Se prima... aia. Se prima la penna o la bussola. Non mi ricordo sinceramente che cosa fosse meglio. Mo ci ragioniamo un attimo. Il tempo di tornare su. Non abbiamo ancora come... sbloccare la fight con l'energumeno che tira la melma e si chiude nel bozzolo. Probabilmente abbiamo un potere da sbloccare. Peraltro io non ho altri poteri da sbloccare. Cos'è questa roba? Ah, la mappa, ok. Ah, non si può mettere in pausa. Ok, 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 come Dark Souls. Ok, 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 ok. Frammento di maschera. Frammento di un'antica maschera indossata come protezione. Raccogliene altri tre per rafforzare il tuo carapace e proteggerti dai danni. Peraltro anche Kirill ha una maschera. Doppiamente sospetto. Hai già battuto dei boss? Lì è rotto. Potrei provare a rompere di più. Ma non ho ancora il salto. Ci dobbiamo provare, ragazzi, quando abbiamo il salto. È proprio cracked. Ok. Oh, ragazzi, la stiamo esplorando bene sta mappa, però. Mi ci sto orientando incredibilmente. Qua c'è il pozzo, infatti. Sali, sì. Andiamo al negozio. Poi passiamo anche dal bruchetto. Ehi. Papa Naba. Prima questa. Prima la bussola. Prima la bussola che devo però equipare sulla panchina. Eh sì, è. La panchina è indietro. Vado. Ok. Quindi in teoria se voglio anche la penna devo rinunciare al burst. Ma guardate, pur di orientarmi qualsiasi cosa. Grazie Pierdi della sub. Meno 17 al sub goal. Bene. Ehi ehi ehi. Grazie mille ragazzi delle tantissime sub. Grazie davvero. Allora, vediamo un po'. Oh, okay. Ah, in tempo reale, ma si gode, ragazzi. Ma è godereccia la situazione. Ora, il bruco, dov'era? Il bruco mi sa che era nelle sale, però. Il bruco era nelle sale pazze. Sa che il bruco era di qua. Andiamoci da di qua, tanto è uguale. E vediamo soprattutto se mi segna anche la presenza nelle mappe non cartografate da Gianni Cornifer. Penso proprio di sì, perché vedo tre sbocchi. Allora, lì dove c'è il boss? No? Lo sta salutando. Grazie, non dovevi. L'ho fatto davvero con piacere. Non, non,
Volevo essere pagato, ma grazie. Ti taglio anche il pratino. E lui è contento, fa le feste. Siete tanti, eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Saranno 20, forse. Grazie, bruschetta. A questo punto facciamoci guidare un attimo dalla mappa. In teoria abbiamo... aiuto. Il secondo sbocco, che è questo. Controlliamo, ci fa vedere? Sì, ci fa vedere anche le zone. Ok, che è il boss non uccidibile in questo momento. Grazie Fepask della sub. Poi c'è il terzo, che è Crude Fauci, quindi Poggo. Poi c'è un doppio sbocco qui. E li conosciamo tutti e due. L'entrata e la parte che adesso prendiamo e che porta a fanculo a Sidonia che cade. Ok. Wait. Ci scassare il cazzo. Giusto. Perfetto. Non respawnano i giacimenti di soldi. Ci sta, eh. Assolutamente comprensibile. Godo. Godo. Aia. Aia. Godo. Uno. Due. Non posso prendere quel vermetto. Ti salverò però. Appena imparerò a fare qualcosa tipo doppio salto, dash e cose simili. E sì, ragazzi, sto farmando. Per cercare di avere il prima possibile la penna. Ok. Bello, io non lo ammazzo perché gli voglio bene. Sembrano proprio disperati loro, eh. Quelli che saltano, intendo. C'hanno proprio una faccia di... no, respawna. Disperati. Non è vero, non respawna, perché è un bel gioco. E ora siamo qua, perfetto. Voglio vedere che cos'è quella testa del porco. Voglio vedere che cos'è quella testa, ragazzi. È arrivato il momento. Scendiamo giù. C'è un oggetto che brilla là, però. Ah, non posso scendere. Mi servirà un potere? Cosa sono? Culle? Sembrano culle. E c'è un oggetto che luccica. Potrò probabilmente romperlo. No, porca puttana. Va bene. Quindi questa strada ci è preclusa nel modo più totale. Ma magari riusciamo a fare il rubatone 1 da destra. Sembra un oggetto interagibile. Non capisco bene cosa sia, però. Capisco se è da rompere, se è un meccanismo da attivare. Andiamo giù. Sperando che questo posto porti poi al di sotto per la testa. È un veicolo quello? Per delle miniere? Lo sembra, ragazzi. Nido Sacro aveva comunque della tecnologia semiumana. Sembra un kart. È una miniera, sì, avevo ragione. E c'è chi piccona ancora. Stanno scavando queste pietre. Sembrano cristalli.
La voce di chi scava è giovane. Molto giovane. Troppo giovane. Piccino, ha una lucciola in testa per farsi luce. Ti prego, non attaccarmi. Non è un segreto questo? Non ci posso credere. Fatemi controllare di qua. Ti prego, non attaccarmi. Sotterra mia madre, senza sangue nelle vene. Sotterra mio padre, con gli occhi chiusi bene. Sotterra le sorelle, insieme a tre, e quando avrai finito, sotterra pure me. La conosci anche tu? È una delle mie preferite. Possiamo cantare qualcos'altro se vuoi. Inizia tu e io ti seguirò. Scommetto che hai una splendida voce, non credo di averne. Una, intendo. Allora, dimmi, che ci fai qui? Se sei venuto per diventare ricco, devi solo guardarti intorno. Queste miniere sono stracolme di ricchezze. Ce n'è abbastanza per tutti. Prendi un piccone e fa come me. Ok, quindi sta scavando per i fatti suoi. Sono io? Sotterra il cavaliere con l'aculeo spezzato. Sotterra il prete. C'era una corona? Non ricordo le altre parole. Allora canticchierò a bocca chiusa. Ma che canto popolare è un canto nel quale si sotterrano? È il canto del becchino. Il canto grazie al quale si ricorda la necessità di sotterrare qualsiasi persona. Un prete, un cavaliere con l'aculeo spezzato. Quindi io sono un cavaliere. O sono plasmato sulla base di un cavaliere. Perché l'aculeo quindi è un'arma tipica del cavaliere. È una dotazione, mettiamola così, tipica del cavaliere. E quindi poi c'è anche sotterra il re. C'era una corona, lui ricorda una corona nel testo, quindi probabilmente a un certo punto la canzone dice sotterra anche il re alla fine. Parte dicendo sotterra il papà, la mamma, le sorelle, quando hai finito sotterra anche te, sotterra il cavaliere, sotterra il prete, sotterra il re. È il canto di un regno morto. È il canto che racconta di un regno intero che muore. O comunque dell'inevitabile morte di qualunque elemento del regno. Vedete che non è... è della stessa razza dei posseduti, ma non è posseduto. Grazie a Mayoki, che sia buona per il 28° mese, il Pog è potente. Questo NPC... Myla si chiama? Myla. Quindi sì, Myla. Questo NPC ci conferma che l'energia arancione può possedere solo alcune entità e non è dipendente dalla razza, dalla specie. Quindi sono morti. Sono morti. I posseduti sono morti, ragazzi. E Myla è ancora viva. Non so per qual motivo. Guarda quanti messaggi eliminati, ragazzi. Ok, c'è anche una specie di... non so che cazzo sia, un lucernario? Beh. Questa era una miniera, ma guardate, è andata completamente in rovina. I binari sono spezzati. Il regno di Nido Sacro
Si basava anche probabilmente sul ricavare. Oddio, no, 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 no. Dai, non c'è alcun segreto qui. Ma non è vero niente, ma dai. Ma qui era Secretopoli, dai. Dicevo, il regno di Nido Sacro. Mi metto giù, non ha senso che io stia qui a mezz'aria, no? Oh, perché ha senso per Pokémon, ma non per altro. Dicevo, il regno di Nido Sacro si sosteneva anche grazie a allo scavare questi cristalli. E vabbè, qui lo prendiamo tutto. Quindi c'è una boss fight qua vicino. Ah, però cazzo, devo prima curarmi, che stupido. Vabbè, ragazzi, imparerò queste meccaniche. Mi attacchi! Ah, così copro il nome degli NPC? Avete ragione. Ma no, così, dai. Così non dovrei coprirlo. Grazie Nidosaki della sub. Sì, provo a parlare con Mila. Va bene, così vediamo se copro ancora. Ecco. Perfetto. Sono bravissimi a creare dei motivetti, è il secondo che mi entra in testa. Ok. Mi sa di burrone. Immaginavo. E? Ma dai. Ma dai, ma ho capito il trucco. Ma dai. Ma ho capito l'inghippo. Ragazzi, ma ho capito l'inghips. È un non segreto. Non segreto. E va bene. Posso prima guardare cosa c'è. Credo sia un organo pulsante di energia o melma arancione. Vai. Non posso? Probabilmente mi serve un potere extra. Date un segreto a Sidonia il prima possibile, se no esce pazzo. Ma dai, ma questa è la stanza di Miyazaki. Ma è tutta una delusione qui. In realtà era fighissimo, è stato tutto fighissimo. Ma un frutto. Va bene, ok. E quindi è finito tutto lo yummy yummy? Non posso fare più niente da questo posto. Dovrò tornare qui. Torneremo a parlare con Myla. E capiremo come cazzo tirare giù sta roba. Qui ci sono stato. Probabilmente è un boss e per questo c'è. Vediamo se lei ci dice qualcosa. Allora ragazzi, le miniere le riaffronteremo un'altra volta. Adesso è tempo di provare a scendere, giusto? Perché scendendo... Ah no, però aspetta, lo scendino
era quello proibito, scendino il proibito. Quindi in realtà devo provarci ad andare da sinistra. Tra l'altro siamo in zona palle, Max. Vaffanculo. Vabbè, c'ho schifo. Posso provare ad andarci da qua. Poi ci deve essere un butto a un certo punto. Ok. Adesso è il vermino che non riesco a salvare, giusto? Però non c'è un butto qui. Non c'è il butto alcuno. Quindi non mi resta che andare giù. Devo scendere giù, ragazzi. Devo scendere giù, tornare da Cornifer. Ah, abbiamo anche il passo. Passo del Re si chiama quella zona, interessante. Passo del Re. Perché si chiama Passo del Re? Il Re non dovrebbe essere sopra, ma sotto. Forse il passo del Re, il passo che ha portato il Re a creare, a fondare Nido Sacro? Cioè, il Re come me è venuto dall'altra parte? Mi spiego, ragazzi. Cioè, il Re come me, il primo Re di Nido Sacro, è arrivato dal luogo dal quale vengo anch'io. Quindi è il passo del Re, perché per la prima volta il Re passò da lì per arrivare nel luogo che poi Re creatore, ricordiamocelo, diventò diventò Nido Sacro. Passo del Re è un nome strano, dire il passo di chi diventa re, o di chi è stato re, o di chi sarà re. Lo scendo, giusto? Bene. Ok, ah ok, non devo... No, sì, perché adesso devo zoomare ogni volta? Vabbè, ragazzi. Let's go. Ah, L1, che stupido, L... grazie ragazzi. Oddio, potrei provare a parlare con lui per vedere se dopo aver acquistato robe succede qualcosa. No. Ti prego. Ok. Come i fenicotterini, bravi. Cazzo, sono a 103. Oddio. E dopo. Se no, mi dico le cose e poi non le faccio. Vediamo. Che ne pensi della mia mappa? Ho cercato di renderla il più completa possibile, ma le mappe sono sempre in corso d'opera. Nada. Probabilmente potrei provare a parlargli dopo aver preso la penna, perché in quel momento io avrò accettato la sua richiesta di completare la mappa, cioè di fare anch'io il cartografo. Ok. In teoria, quindi, quello potrebbe essere un segreto passaggio per dove voglio andare io. No, manco il cazzo. Ancora bozzoli. Un attimo. Prima questo posto. Boss. Tipo una lucciola, ma e sono tante. Che paura.
Che paura. Uff. Mi ha fatto paurissimo. Ok, posso andare anche giù. Posso andare in un botto di posti, porca di quella puttana. Andiamo prima qua, dai. È un'oasi bellissima questa. L'acqua sono anime? È una fonte di anime, ragazzi. Inesauribile per giunta. Ragazzi, questo non era semplicemente il luogo nel quale nascevano gli esseri supremi o superiori, perdonatemi. Era il regno degli esseri superiori. C'è una fonte di anime che solo gli esseri superiori possono assorbire, con statue dalla faccia simile alla nostra che sgorgano acqua animosa. Era il nostro regno. Ho una panca. Questo è come il falò, probabilmente ripartirò da qua. Guardate. Secondo me il protagonista è un essere superiore, sì, ragazzi. E gli esseri superiori sono involucri. Cioè, queste strutture non sono di adesso, ovviamente. Queste strutture sono probabilmente una delle basi. Una delle basi di questo regno. Oh, non si può andare da nessuna parte. Cioè, questa è una stanza vuota. Serve solo come checkpoint, come oasi sicura, che forse dovrebbe ricordare anche al nostro personaggio i tempi che furono. Sentite che strana tranquillità, calma. Guardate, guardate colpendo. Esistono tre poteri in questo mondo che hanno più o meno tutti la stessa consistenza melmosa, quasi. Le anime, il potere bianco, la melma arancione e l'oscurità. Guardate colpendola come fa questi schizzetti un po' melmosi. Torniamo indietro. Quindi questa luce in teoria dovrebbe probabilmente suggerire save point. A questo punto proverei ad andare prima a sinistra, in verità. Segnalava la fonte. Erano segnalate, capite ragazzi? Erano segnalate, erano dei posti importanti del regno. Erano segnalate con dei cartelli. Altre due vie. E abbiamo i soldi per la mappa, ma ormai siamo dentro. Soldi. Non appena ci ricapiterà di chiudere un giro, torniamo a Pulveria. Abbiamo fatto tanti soldi. Le Farmopili, sì sì. Ancora non abbiamo trovato un altro boss, vero ragazzi, dopo Crude Fauci? Perché nessuno mi ha dato una maschera. E vabbè, non posso andare da nessun'altra parte, quindi torno indietro. Ok. Is this secreto? Solo mini boss, ecco, sì sì sì. Mi sembrava anche a me. Oh, scusate.
Devo ancora imparare bene a esplorare, perdonatemi. A saltare, più, a platformare, ecco. Ah, ma qui è dove ho aperto il segreto. Chiarissimo. Qui è dove ho aperto il segreto. Giusto, giusto, giusto. E quindi nulla, anche questo è fatto. Non ci resta che andare a destra. Oh no, sono tanti soldi. Godo. L'ho visto il cartello che indica la zona della sauna. Ne ho parlato ora, ragazzi. Ne ho parlato adesso. E anche qui c'eravamo entrati, ma se non sbaglio poi ce n'eravamo... Oddio, andati. Hanno i dentini. No, non mi dà alcun beneficio fare questa cosa. Però magari posso colpire... No, niente. Ok, lì c'è un piccolo segretino. Loro hanno questi denti che proteggono dai miei colpi. Va bene. Preso. Volevo farlo, scusate. E ancora bozzoli, tanto per cambiare. Ce ne sono anche di tondi, comunque. Ne è pieno proprio il mondo, anche fuori da Nido Sacro. Senti che bella la musica. Ehi, ehi, questo è un segreto, dai, ragazzi. Se non è un segreto questo, non so cosa sia. Una vita passata a cercare segreti e poi quando li trovo non sono comunque soddisfatto. Ok, lì c'è altra roba, ma controlliamo prima qua sopra. Ma certo. Dammi i miei soldi. Ne ho bisogno per orientarmi. Ma non posso più tornare su, vero? A meno che non faccia così. No. Ah no, ma potevo fare semplicemente questo. Ragazzi. Mi stavo complicando la vita, volevo fare una cosa assurda. Oddio, però la devo fare per andare dall'altra parte. Sì. Ok. Ok. Prendi i soldi che non so se scadono, aia. Va bene, chi non risica non rosica. Ok. Ih, non pensavo ci fosse un verme. Mamma, mi sarò perso qualcosa lì. È worth trying, ragazzi. Probabilmente non c'è un cazzo, perché se sei Chad ti fai la scorciatoia, però che fai, non fai il controllo, che non c'è un cazzo. Come era immaginabile, ovviamente. Giro di schiaffi. Totalmente immeritato, perché avevo fatto la chaddata. Vabbè. Melma di sopra? Melma. Non c'è più musica. Sembra melma, ragazzi, guardate. O forse c'è un è un insetto? È la faccia di un insetto? Una panchina. Una macchinetta
con il simbolo di un coleottero. Inserire Geo, quindi la moneta è la terra. Ok, sì, certo. Cosa fa la macchinetta? Apri il cancello. Oh. Era il suo simbolo, è un trasportatore, mi porta da un'altra parte della mappa. O in un'altra mappa. Oh no, 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 così abbandono la mappa probabilmente. Ancora no, ancora no. No, non è una melma quindi, Ok, perfetto, questa cosa è importantissima, ma non è il momento. Non so ancora se ho visto tutto. Penso che quello sia il trasporto all'altra mappa, no? Ah, e poi finalmente siamo qui. Oh no. Very good. No hit. No, no, no hit. Hai già perso. Godo. Ok. Quanto è bello quando sale la musica dinamica. Tun 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 con gli archetti chiusi. Siamo quasi alla testa. Sì, un altro cavaliere. Quindi forse sta proteggendo qualcos'altro. In teoria. Sta proteggendo un altro bimbo? Stiamo per... Cos'è la testa? Ok, ok. Chissà. Non è un boss. Quella... Molto pieno di bozzoli. Cos'era? Una stanza? Che posto è? Oh, c'è un... Ah, c'è un altro potere lì, un altro talismano. Come quello che abbiamo preso all'inizio. C'è una grande abbondanza di bozzoli qui. Avete visto? Ma certo. La musica si è fatta più tesa. Cos'è? Sembrano altri bozzoli incastonati nella terra. Oddio! Falso cavaliere. È morto. No. Sembrava soffrire. Era in una posizione di merda. Curati. Yes. Oddio. Ah.
Ho voluto troppo colpirlo dall'alto. In realtà è semplicissimo questo boss. Ma volevo per forza colpirlo dall'alto. Posso skipparlo in realtà. Ho già fatto monete con lui. Sembrava soffrire in maniera diversa dal semplice ho preso botte. Falso cavaliere. Perché falso? Quindi ne esiste anche uno vero. Io sono forse un vero cavaliere? Forse gli esseri superiori erano i veri cavalieri di Nido Sacro? Che ci mette il Fair anche lui, ragazzi. Ok. E la fase 1 è andata. È molto bianco. È come se avesse mangiato un sacco di anime anche lui. Cazzo. Ha aumentato. Mamma mia. Ok. Aveva aumentato la gittata del salto. Cioè l'ha aumentata tuttora. Ok. Arriva l'onda d'urto. Ok, vado. Yes, bella combo. Ci riproviamo. 1, 2, 3. Ah, bravo. Però bravo anch'io. Ok, vado, curo. Perfetto. Attenzione, ora saltiamo. 2. Godo, sì. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Ultima fase. Con 3, dai, come Mario. Sì, ti devi impegnare di più. Sei già morto. Ok. Let's go. Ok. Sì. Sì. Ok. E ora? 1, 2, 3. No, niente. 3, qui. Così. Let's go. Ok. No hit. Non puoi colpire. Ho già capito tutto. Vedo nel futuro. Non puoi capire niente. No, non hai capito nulla. Guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Dai. Dai, fra. Ok. Let's go. Ah no, ne ha una quarta. Sono arrabbiato, Ok, puro. Devo ucciderlo, vero? Falso cavaliere. Credo volesse essere come me. Ma, vedete, non ha neanche le corna sviluppate come me. Sembra un bimbo. Non sembra anche a voi la faccia di un bimbo? Anche per le corna poco sviluppate, forse mi rievoca questo essere l'immagine di un infante. Falso cavaliere vuol dire che non aveva ciò che serve per diventare cavaliere, burocraticamente o fisicamente. È vivo? È ancora vivo?
uno di loro? Che cazzo vuoi? 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 Mi fai speculare in pace? Che minchia vuoi? Levati dai coglioni. Non so neanche che cazzo sei, ma che vuoi da me? Era il martello? Ah! Era l'arma. Ok. Era uno dei figli del Baco. Stanno dando da mangiare le anime ai figli del Baco. Era veramente un bimbo. Quindi anch'io sono un bimbo. Tutti gli esseri superiori sono bimbi allattati con le anime? Sembra veramente uno dei bacchini. Spero non lo sia. Comunque era una larvona piena di anime. Infatti straripava sia anime che melma arancione. Beh, Ferdi, chiaramente sono diversi, me ne ero accorto. Sto dando per scontato, ma chiaramente non so se è così, sto dando per scontato che ci sia una trasformazione, una metamorfosi da bachino normale a fidato di anime. L'insetto diventa bianco perché mangia talmente tante anime che si trasforma. Cioè, ovviamente è molto diverso, però magari è così. Cioè, si trasforma, no? Anche io ero qualcosa. Andiamo a vedere l'oggetto che abbiamo droppato, ma ragazzi, mi perdonerete, ancora faccio fatica, ecco. Stemma cittadino. Una lastra di pietra che riporta lo stemma della capitale di Nido Sacro. Sul retro c'è un rilievo che potrebbe entrare in una fessura. Forse la porta del... è la porta, la chiave della porta che sta di sopra, vicino a Pulveria. Però... non lo so. È una chiave. Può entrare in una fessura, è una chiave. O magari apre i cancelli che ho visto prima. Ah, li ha rotti tutti la battaglia, mi sa. Madonna, Riccopoli. Questa... Riccopoli, ragazzi. Quindi ecco perché è un falso cavaliere. Perché è una larva che si fingeva un cavaliere. Qualcuno qui dentro stava creando robe pazze, eh. Robe brutte. Quanto ancora voglio andare avanti? Oh mio Dio, ma quante ore è che sono in streaming? È già mezzanotte e mezzo. Ma non abbiamo cominciato alle... sono tre ore. No, ancora un po' avanti voglio andare, ragazzi. Siete tanti, io sono gasato, quindi un altro po'. Questo risponde alla domanda, ti piace? Madonna, ragazzi, sono presissimo. Minchia, è volato. Aspettate però, non c'era la porta chiusa? Cioè non mi posso aprire una scorciatoia ora? Uno shortcuttino? Chiedo per un amico. Rompere i coglioni, fai schifo, dai. Ho ammazzato uno più grosso di te adesso. Dai, sì, sì, bravo. Mamma mia, come si farà? Quindi praticamente game design stupendo che ti spiega con i nemici minori il più complicato, ma comunque con loro coerente, design dei boss. La culata tu la impari da lui
per poi evolverla dal boss. Figata! Ma bello, eh. Per ora bello, bello, bello. Ma poi è bello proprio lui, cioè è bello proprio vederlo. Dicevo, non dovevo aprire una strada io. Non avevo trovato... Mannaggia, al cazzo, mi sono orientato a tasti. Ecco, sì, era qui. E qua io... In realtà non l'ho visto neanche qua. Oh, io è nuova anche questa. Aspettate un attimo. Torneremo mai a Pulveria, secondo voi? Ecco. Perfetto. E questo già mi rende non felice di più. C'è un'altra strada ancora. Dio madonna. Per coerenza andrei prima alla sinistra del alla sinistra del boss. Allora, esploriamo bene. Quante strade... No, davvero, ragazzi. Quante... Infatti vorrei comprarla... Forse è il caso di comprare la penna ora. Ci torniamo agili qui, ora che si sale. Compriamo la penna, ragazzi. C'è un gatto. Un bimbo che dorme. Qui non si sente più, è sopra. È qui. È lui. Questo coso, come ci interagisco? Come cazzo ci interagisco? È qui, è qui, è qui. Sentite che il suono si è fatto forte? È una maschera. Qualcuno ha lasciato una maschera qui? No, ragazzi, ora rimango qua 3 ore, porca di quella puttana. Cos'è che piange, dorme? Non capisco. Qui. Ci ritornerò, ragazzi, non sto capendo. Allora, di qua non c'è. Si sente ma in lontananza. Sembrerebbe qui. Non posso. Non c'è un segreto da rompere, forse? Vediamo se riesco ad andare di qua. No. Non lo capisco, amici. È qui da qualche parte, ma non lo capisco. Vabbè, intanto andiamo a prendere la mappa, via. Siamo qua, siamo vicini. Almeno finalmente c'è la penna. Smettiamo di perderci ogni 3 secondi. Cazzo era, raga? Ovviamente per i non blind.
Cioè, per i blind. Per i non blind lo sapranno benissimo che cos'è. Sembrava un bimbo che piange, però non penso fosse un vermiciattolo. C'era una maschera a terra, come quella di Quirrell. No, no, quanti soldi? Mi compro tutto. Tutto, tutto, tutto. Non ho sbagliato, ok. Tu hai qualcosa di nuovo da dirmi? Che non ci sei più. Quindi quella maschera potrebbe essere la sua davvero? Sembra esserci quasi un disturbo dentro quest'uovo, ma forse è il filtro del gioco. Sedonia pensa che colpire 50 volte allo stesso punto possa risolvere. Sì. Ah, intanto vediamo se lo stemma cittadino mi apre sta roba. Ma non credo. Penso serva per i portoni. No. Il pianto era Goober. Potrebbe essere, ragazzi, potrebbe essere Goober. Ma probabilmente serve qualcosa che ancora non ho. Andiamo. Ok. Papnaba. Papnaba. Allora, Papnaba, dammi questa. Assolutamente sì. E la sorgente calda sono le sorgenti delle anime. E prendiamo anche quello delle panchine, ma giusto perché ho soldi da spendere. Gli altri non li prendo perché... oddio, però magari prendere tutto sblocca dei dialoghi. Compriamo. Ah, Papa Nara. Papa Naba. Ciao, Ise. Prendo tutto. Ora però devo equipparle nella panchina. Perché... cioè, una sola in realtà. E via questo, purtroppo. Ma tanto non ci rimango mai a poca vita. Ah, no, no, ok, non serve. Sono robe implicite quelle, la penna e tutto il resto. Ok, perfetto, perfetto, godo. Che roba è? Ah, concentrazione, ok. E non mi ha dato la maschera però il boss. Il falso palle non mi ha dato la maschera. Quindi solo alcuni boss droppano pezzi di maschera. Ok. Sono caduto. Ragazzi, ma quanti ne state bannando? Non li bannate tutti, non rimarrà più nessuno in questa community. Mutateli fino alla fine della diretta. Ok. Però sì, ragazzi, non date suggerimenti, per favore. Tanto mi accorgerò delle cose. Ah, ora è una mappa. Ora è una mappa. Ora è una cazzo di mappa. Ok. E ovviamente immagino che... senza avere però la mappa iniziale di un nuovo posto, anche tutta la roba che c'ho io non servirà a un cazzo. Ok, vabbè, poi vedremo. O no. Ok. Bene. Scendiamo. Lì ci siamo stati, sì. Scendiamo. Ah, giusto. C'è la miniera pazza, ma ancora non mi viene in mente cosa poterci fare. Non ho droppato strumenti che mi suggeriscono
chissà che cosa. Qui abbiamo sbloccato la strada adesso, quindi possiamo scendere in serenità. C'è una viuzza che non credo di aver esplorato, non capirò mai che... Grazie Ursa Don Alfa della sub, 192 sub, ne mancano 8 alle 200 ragazzi. Grazie mille, grazie davvero. E andiamo di qua, non ci siamo mai stati. Eccolo qua, un aculeo. Io ero un cavaliere ragazzi, ne sono sempre più sicuro. Gli esseri superiori sono cavalieri geneticamente modificati. Anzi che loro si coprono. Guarda quanti bozzoli. Ancora e ancora. Sembrano un po' le uova. Sembrano un po' la skin dell'uovo, eh. Grazie Ursa Don Alfa delle altre sub in regalo. Ma grazie mille, 198 sub. Sembrano un po' l'uovo nero ma in miniatura. Quel modo in cui è scorticato l'uovo nero assomiglia a questo. Queste potrebbero essere uova di qualcosa depositate. Però potrebbe essere anche solo terra, quindi geo. Grazie a Daraku che si abbona. Grazie mille, 199. E grazie a Ziru e Liu Fines che regala due sub. Sub goal raggiuntissimo. Oh, una nuova icona. Trasporto? Una funivia? Gesù. Oh no. Oh, non ti ho visto. E non mi piace questa situa. È partito l'hype train, ragazzi. No, 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 no. Non sto capendo cosa sta succedendo in chat, ragazzi. Il problema è che ogni live di Hollow Knight in cui vado c'è sempre sta gente che ti dice cosa fare o ti spoilera. La gente spoilera o consiglia, ok. Ok ragazzi, non vorrei che si creasse questo clima di stress. Davvero, facciamocela. Mi perderò delle cose, non me ne perderò altre. Sarà un mondo magico di avventure. Ok. Però mi spiace mettere le moton lì. Facciamo così. Tolgo la chat. Meglio che mettere le moton lì. Tolgo la chat, ragazzi. E vediamo. Beh, rimettetela pure e mi raccomando non spoilerate lo stesso perché c'è gente in blind come me. Allora. Dicevamo, si scende. Giusto, la cava, non ci possiamo far nulla. Siamo scesi di sotto, dove va? Grazie il Marini, grazie Leonardo Darf, grazie mille ragazzi delle sub in regalo. Gentilissimi, ho fatto una cura che non serviva a un caso. Questo che cazzo è? È il... Ah no, questo è l'altro ancora. Una cosa a volte. Ormai stavo andando qua. Aiuto. Ok. Perfetto. È questo il luogo, sì. Vabbè, sti cazzi. Volevo soldi. Ok. Funivia. Mio Dio. Ok. Ma lui è ancora vivo, vero? Sono attirati da me sti cessi. Allora, fermi un attimo. Grazie Xedos della sub. Sì, ci ho pensato dopo. Not my smartest choice.
Ora scendiamo e controllo di non aver perduto nulla, ma non penso. Ok. Fantastico. Ok. Grazie GBR della sub. No, ho rotto il cartello, sono un coglione. Qui abbiamo. Bene. Non c'è nulla. Controlliamo che questo non... Vaffanculo. Che questo non sia un segreto. Ma l'ho già controllato, niente, ok. Quindi anche questo non è un aiuto, un segreto. Dove cazzo stiamo andando qua? Boo. Lui è ancora vivo, ragazzone. C'è una strada. Potremmo intraprenderla. Ok, ho capito. Chad. Vai a casa. Vai a casa, piccolo. Ok. Ne abbiamo liberati due. Sperando che non facciano la finaccia dell'altro. E quindi questa l'abbiamo fatta. Perché non me l'ha segnata in mappa questa stanza? Non ho la penna in teoria. Hai rotto il cazzo, hai rotto. Hai rotto il cazzo, hai rotto il cazzo. Hai rotto il cazzo, hai rotto il cazzo. Hai rotto il cazzo. Hai rotto il cazzo. Oh. Oh no, un altro. Ok. 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 Bella. Controlliamo che il rompere alcuno sia da effettuare. Ok, perfetto. Bene, bene, bene. Allora, amici, si va di qua. Dove c'è ancora questo simbolo. L'alternativa è andare ancora più sotto, ma no, ormai siamo qua. È davvero un treno? Una porta con una fessura. C'è un rilievo che potrebbe entrare in una fessura. Non posso utilizzarlo? Forse no. Grazie a esso Giadoef che sia buona per il terzo mese. Ragazzi, provo a rimettervi, ok? Mi dispiace fare live da solo, come se stessi registrando su YouTube. Dicevo, è l'hype train, assolutamente. Una lastra di pietra che riporta lo stemma della capitale di Nido Sacro. Sul retro c'è un rilievo che potrebbe entrare in una fessura, però non me lo fa usare. Fermo, fermo, cosa fermo? Non sembra essere inseribile, ragazzi. Oh no, il massacro riprenderà. Sai, ho mentito, non ha davvero tolto la chat. L'ho appena rimessa, ragazzi, ve l'ho detto. No, frammetti la chat perché altrimenti è inutile fare live. Deve esserci interazione con la chat. No, no, sono d'accordo, sono d'accordo. Very good. Allora, rileggi la penna, mappa di Nido Sacro. Mentre riposi su una panchina, altro puoi usare la piuma per aggiornare la mappa. Ah, ok. Solo quando spanchino mi aggiorna. Comunque, non è la stessa fessura, è evidente. Questo è il coso per i biglietti. Comunque, ragazzi, Nido Sacro era veramente qualcosa di incredibilmente avanzato. Era veramente avanzata. Assurdo. Esatto, quando si riposa lui disegna. Qui non credo di poter fare quella roba se non forse con un dashino. Chissà, un dashing through the snow. Ok, così. Però non serve a nulla. Ok. Questa è... Oh, oh. È un'altra piccola larva che dorme.
Sembra una stanza da letto, tipo per un bambino. Però, aspettate. Dobbiamo prima vedere cosa c'è di qua. Sì, in realtà è enorme, avete ragione, però. Oh, stiamo chiudendo il tutto, fantastico. Oh, oh. Lì c'è del riempianima, lo userei perché non abbiamo un cazzo di anime. Quindi, vedete, nel regno c'erano anche dei contenitori di anime. Le anime erano proprio ciò che prima sostituiva, probabilmente, che è stato sostituito dall'energia arancione. L'energia arancione quasi la interpreterei come un elemento che sopperisce la mancanza di anime. Ok, stiamo facendo un bel giro. Di nuovo lo stesso simbolo che avevamo visto anche degli Among Us prima della boss fight, non, cioè del nemico non uccidibile. Oh mio Dio. No, aspetta, non voglio attivarti. Ah, non posso attivarti, fantastico. Perché devo distruggere tutto? Non si può entrare, amici. Grazie, Junkel della sub. Buono a sapersi. Ok. Ok, ok. Aia. Fantastico. Ragazzi, guardate che abbiamo fatto praticamente quasi una chiusura totale della mappa. Andiamo alla panchina, così che si possa cartografare il tutto. Non è qui, è più sopra. È vicino a Franco Max. Eccola qua, scusate, non la vedevo. Oh, mappa aggiornata. Benissimo, 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 benissimo. Ci manca la stanza buia. Andiamo a vedere la stanza buia, sono curioso. Andiamo a vedere la stanza buia, ragazzi. Sotto. Cosa c'è lì sotto? Ma è erba fatta male? Sì, mi sa che c'è un tile d'erba tipo là dentro. Credo. Sì. Tipo compenetrata dentro. Sembravano occhi. E non capivo. Allora, c'era la stanzetta buia che volevo vedere. Aiuto. Grazie Fat che si abbona. Anzi, che regala una sub. Grazie mille. E di nuovo sta cazzo di cosa. Ok, non è questa la stanzetta buia in verità. Di nuovo sto pianto. Che per ora non capisco cosa sia. Ah, ok. Era una stalattite, non era un nemico. C'è anche qualcuno, c'è qualcuno. Nooo.
basta con queste porte chiuse. C'è qualcosa, è tipo un millepiedi. Fa troppo casino ora che si muove. Niente, c'è l'esci. Niente, ragazzi. Di sopra ci sono già stato? Voglio solo capire perché c'è questa... Cioè, sicuramente sì, però non mi ricordo perché non è esplorato. Ah, ok, le miniere. Le miniere che non possono andare avanti perché non ho nulla di pesante. Quindi cosa mi manca? Il di sotto. A prendere ovviamente il tram pazzo. E andare oltre la stanza della boss fight. Ma in realtà neanche no. Grazie all'adeb della sub in regalo. Vabbè, allora intanto buttiamoci. Mi curo, avete ragione. Ok. Tanto poi andiamo. Aiuto, andiamo avanti domani. Scendo. Scendo full in verità. Scendo full. E sono due, cosa? Cosa è successo? Endless pain. Non se ne accorgerà mai. Cosa? Ragazzi, no, non me ne sono accorto. No, ragazzi, di nuovo emoticon, però non si può far live così, vi prego. Vi prego, non posso. Ora, di cosa non mi sono accorto? Qualcosa quindi all'entrata? Qualcosa all'entrata che succede? Cioè, c'è qualcosa di cui non mi sto accorgendo, è evidente, l'avete scritto in 4 miliardi. Ok, provo a rientrare nella mappa. Vediamo, di cosa non mi sarei accorto mai? Di qualcosa di cui continuo a non accorgermi. Ah, tra l'altro in realtà la maschera era un insetto morto. Probabilmente. Credo. Spero. Vabbè, in realtà probabilmente prima o poi tornando qui me ne sarei accorto. Però, bella. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Alla grande. Se giochiamo tutta quanta la blind run così, è una merda di serie. Ok. Lasciatemi non trovare quello che non riuscirò a trovare. Ok. Non è necessario trovare tutto, no, ma soprattutto non è necessario trovare cose quando ve ne accorgete voi, ok? Mi raccomando. 40 minuti di sofferenza perché non mi sono accorto di questa cosa, che ci sta. Ci sta, ragazzi, però l'ho persa per sempre questa cosa, perché davvero non me ne ero accorto. Magari me ne sarei accorto, magari non. Non lo sapremo mai adesso, perché l'avete fatto voi per me. Cerchiamo di non rifarlo, perché non è bello, ok? Allora, ce l'abbiamo fatta. Dicevamo, ci buttiamo di sotto. No, ma, cioè, io vi leggo, ragazzi, perché è una live, se no sarebbe un gameplay registrato. Quindi mi raccomando. Aiuto. No, non è bello non poter guardare la chat in uno streaming.
qui c'era solo il treno, c'era solo Trenopoli, c'è solo Trenord, però c'è roba che non ho visto. Perché c'è una panchina e roba che non ho visto, scusate? Che sennò poi andiamo tutto a sinistra, ma non mi ricordo perché. Ah no, la larva, giusto. La so sentita. Ok, quindi è solo una cicala. Solo. Super Mario... minchia. World 2. È un boss di Super Mario World 2 questo. E poi tra l'altro alcune idee lo ricordano tanto, ora che ci penso. Anche questa morte. E? Era incinta. Per quanto non possono essere incinta le insettine, però. Ok, si è aperto. E come ci arrivo lì? Sta ridendo? Sì, cicalina madre perché era mamma di bambini. Anche loro peraltro nati. Oddio, loro facevano... Mi date questo dettaglio, per favore? I bambini spruzzavano roba arancione? Sì o no? Sì, anche loro. Ok, quindi sono nati già infetti. Questo volevo sapere. Si nasce già infetti. Dunque allora non è necessario essere morti. Forse essere morti è necessario solo per infettarsi la prima volta. Non ci posso andare. Non adesso. Mi serve un doppio salto o qualcosa. Che ora non ho. Una casa? Sì. Per chi conosce il gioco può essere un buon punto per fermarsi la casa. Ma qui c'è del rompo. Ditemi, datemi un punto in cui fermarvi. Ecco, fermarmi, ecco, questo serve per... Sì, ci sta. Ah, oro imbranato, impugni l'aculeo, come fosse una mazza. Oro è maiuscolo, quindi è un nome di, un animale, di un insetto. Esmi, ancora più a fondo? Cosa è tu che sei? Stava sognando attraverso l'energia arancione? Capisco, il vecchio villaggio. Che strano sogno mi ha portato fin qui. Se tu non mi avessi trovato, non credo che mi sarei risvegliato. Stavo avendo una visione grazie alla melma arancione. Io sono Sly. Di norma conduco una vita monotona a Pulveria. L'aria di... si stava cominciando a infettare. Forse è benefico questo luogo perché prima o poi ti infetti con la melma arancione? Si stava infettando, ragazzi, di Pulveria. Dormendo. Va bene, allora andiamo alla panchina, sì.
Lui è di Pulveria, quindi non è neanche qui da tanto tempo. Forse è un po' come Made in Abyss. Conoscete Made in Abyss? Che più vai in profondità, più praticamente l'abisso ti dà il malanno più grande dell'universo. Quindi magari più ti allontani da Pulveria, più rimani a Nido Sacro, più ti avvicini a quello che è boh, il suo nucleo, la creatura che abbiamo visto all'inizio della cutscene, cioè della sequenza, madonna, questo cutscene non era una cutscene, erano dei disegni. Più la sua influenza ti arriva, tipo Old God, tipo Nzot, tipo Ktun di World of Warcraft, cioè più ti avvicini a lui, più ti prende alla testa, ti infetta. Che ne dite? L'aria di queste rovine non mi fa bene, quindi farei meglio a tornare a casa. Si vede. Se torni di sopra, vieni a trovarmi. Ho un altro negozio, probabilmente sono il volto più amichevole rimasto lì. E potrò anche ringraziarti come si deve, per la tua buona azione. Pog. Dunque stai esplorando? Che coraggio, molti impavidi viandanti sono stati inghiottiti da queste antiche caverne, non sono mai più tornati probabilmente perché infetti, non è che muoiono, o meglio alcuni magari muoiono anche, ma non tutti. Tu però hai il tuo aculeo, e già solo guardandoti mi è chiaro che sai bene come maneggiarlo. Quindi erano suoi amici esploratori, Ermi e... non ricordo l'altro PG. Li troveremo come boss infetti? Li troveremo come boss infetti, quello che impugna la culeo come una mazza. In realtà, oro, ecco, oro. Bravi, oro. Magari Oro e Esmi saranno dei boss? Ormai impazziti rispetto. Hanno perso Sly e si sono completamente turbofottuti? Tu però hai il tuo culo, già solo guardandoti mi è chiaro che sai bene come maneggiarlo. Che vuole? Mas. Ok, perfetto. Se torniamo dentro non succede niente? Ha senso, ma allora perché anche quelli che sarebbero morti sono infetti se supponiamo che sia un'infezione? Cioè si infetta un corpo morto alla stessa maniera dei vivi? C'hai ragione, Davide. È andato via Sly. Giusto perché è tornato a Pulveria. Hai ragione, Davide. È un'ottima osservazione perché fino ad ora io ho pensato, sì, ha senso che i morti si infettino e buona lì. Però Sly non è morto. A meno che hai finito più tardi di Sanremo, bella. A meno che, minchia, sono l'1:20. Mo' stacco, ragazzi. Domani ho il vaccino, più che altro, la terza dose. A meno che tu non muoia mentre vieni infettato. Cioè, melma arancione ti uccide e una volta che ti ha ucciso prende il controllo di te. Quindi in realtà le due cose sono collegate. Tutti gli infetti sono morti perché l'infezione ti uccide. No? Credo. Allora, buoni. Dove mi consigliate di finire? Potrei tornare a Pulveria e salvare la panca. Andare alla panca del cavallino a Ria Ro che ci porta probabilmente in un'altra mappa. Ci buttammi di sotto. Di andare in una delle stanze che ancora non ho visitato. Coleottero, va bene. Torniamo dal coleottero che è più o meno qua. Devo salire qua su. Dovrebbe essere qua vicino, no? Aiuto. Quanti boss abbiamo fatto oggi? Tre. Crude Fauci. No, quello è il treno. Devo andare più su. Ora ho
troppa paura che di non accorgermi delle. Dei muri invisibili. Cioè dei muri invisibili, insomma, dei segreti. Tre crude fauci, falso cavaliere e madre cicala. Apposta, apposta. Vabbè, dai, buono. Per essere blindoso. Ok, top. Sinistra, mi torna. La chat non è scoppiata, non mi sono perso nulla, avete ragione. Ah, magari hanno imparato e non scoppiano più. Tra l'altro non manca molto, perché dobbiamo trovare il potere che apre i cancelli e quindi i poggers. B, trovare la Madonna. Aspettate un secondo. Qui? No. Di sotto. Qua. Ok. Ragazzi, ci siamo. Non manca molto in teoria alla fine di questa prima mappa. A meno che la mappa non sia enorme e questo coso non trasporti in un'altra mappa, ma solo in un altro punto dei sentieri dimenticati. Vogliamo fare la chiacchierina? Salve piccoletto. È passata un'eternità dall'ultima volta che ho sentito suonare quella campanella. Ha risuonato lungo il tunnel. I tunnel. E mi ha chiamato qui. Con gli anni sono diventato vecchio e stanco e ho dimenticato molte cose, ma il suono di quella campanella riesce sempre a farmi tornare. Questi tunnel si estendono nelle profondità di Nido Sacro. Se vuoi percorrerli, chiamami dalla piattaforma. Ti porterò dove vorrai. È passato tanto tempo, ma ricordo ancora queste strade brulicanti di vita. Lui è ancora vivo, tra l'altro. Queste sono le prime strade su cui ho trasportato dei passeggeri da giovane. Quei viaggiatori non ci sono più da molto tempo. Ragazzi, ma allora è tanto tempo che... Ho sempre interpretato fino a questo dialogo la fine di Nido Sacro come relativamente recente. Invece è tanto tempo che non c'è più nessuno. Sembra che ora siamo rimasti solo tu e io, oltre alle furtive creature che si agitano intorno a noi. Ma allora torniamo al discorso di prima. Perché ci sono alcune creature che impazziscono e altre no? Cioè, abbiamo detto ok, probabilmente non sono i morti a essere posseduti, ma coloro che vengono qui a impazzire, morire e diventare fantocci dell'essere che evoca la melma arancione. Bravo David, volevo dire la stessa cosa. Magari è davvero come la vuotezza di Dark Souls. Cioè, lui è rimasto talmente tanto fixed, talmente tanto ossessionato dal pensiero, dalla nostalgia di quando faceva da mezzo di trasporto, da aver resistito alla melma arancione. La melma arancione colpisce solo coloro che non hanno più volontà. Pur vero è che questo è almeno parzialmente incoerente con l'idea di guerrieri in cerca di fortuna, di tesori, di ricchezza, di nuove opportunità che vengono qui. Loro in teoria hanno una volontà ferrea, eppure la maggior parte di loro impazzisce. Quindi non è solo quello. Don't you dare go hollow. Non è solo quello. Non può essere solo volontà, deve essere anche qualcos'altro. Concordate con me, ragazzi blind? Magari avevano perso la speranza, erano deboli. Certo, potrebbe essere che colpisca solamente i viandanti che si sentono smarriti. Coloro che hanno paura di rimanere chiusi nella labirintica Nido Sacro vengono assaliti dall'energia, dalla melma arancione. Magari Sly allora stava cominciando a divenire infetto perché aveva già perso Oro e Esmi. Oro è un altro tizio che inizia con la E.
o banalmente elementi deboli. È vero, avete ragione, anche ci potrebbe essere questo concetto di il debole sopperisce, però, cioè il debole perisce, perdonatemi, però, grazie Conark della sub, però c'è un però, Esmi, ok. Però c'è un però. Non mi sembrano molto deboli alcuni nemici posseduti. Pensate al cavaliere con i denti di drago che ci sbatte addosso l'arma con tutta la forza del mondo. Non mi sembra così debole. Non sono solo minchiolini a essere posseduti. Gerontias non lo metterei nel... Gerontias non lo metterei nell'equazione, ragazzi, perché è un vecchio che sta a Pulveria e credo che la melma arancione abbia effetto solo qua sotto. Forse dipende dall'esposizione? Sì, però non so ancora cosa esponga la melma arancione. Il cartografo è safe, vero, avete ragione. Cosa espone? Forse lui è salvo solo perché usa i tunnel? Forse è solo una questione di prossimità e lui, grazie ai tunnel... Forse è molto più fisica di quanto io la stia interpretando questa melma arancione. Cioè forse è meno un potere magico, è molto più qualcosa che deve essere inalato, mangiato. Hai ragione Jazzy, è vero. Jazzy scrive, sì, ma la gente nel passo del re, che in mappa è molto prima di Pulveria, è nella stessa condizione, verissimo. Quindi in realtà la melma arancione arriva fin lassù. Il cartografo lo metto safe perché appunto torna sempre in negozio dalla moglie e quindi mi torna, non sta qui troppo tempo, non fa in tempo a infettarsi. Però perché? Perché i vermi no? Perché i bachi no? Servirà ancora del tempo, ragazzi. Però ci siamo fatti, spero, le giuste domande. Sembra che ora siamo rimasti solo tu e io, oltre alle furtive creature che si agitano intorno a noi. Sei impaziente di percorrere i tunnel dei coleotteri? Sali su questa piattaforma, dammi il segnale e ci metteremo subito in marcia. Cazzo, però ci andrei. Ciononostante non dovremmo, vero? C'è ancora roba da esplorare qui. C'è il sotto, lì il butto. Dai, ci vado, fanculo. Sì, voglio andare, voglio partire. L'ultimo coleottero si chiama, non l'avevo notato. È l'ultimo, non ce ne sono altri. Quindi in realtà lui è l'unico della sua specie, allora probabilmente, a essere rimasto scevro da infezioni. La devo suonare. Oh, scusa. Ah, viaggio, ok, perfetto. Sentieri dimenticati. Ah. Solo quello che ho sbloccato. È il fast travel, madonna quante mappe. Sembrano davvero tante. A sto punto. Torniamo qua. È carino, non me l'aspettavo. E dove sono? Bravo io. C'è una lavagna. Pulveria era proprio con le... Pulveria e il regno di Nido Sacro erano collegate da un tunnel. Di conseguenza c'era un rapporto anche politico tra Pulveria e Nido Sacro, commerciale. Il tunnel è già scavato, quindi secondo me Pulveria nasconde qualcosa. Allora
e direi che possiamo chiudere qua, in bellezza. Prossima volta andiamo da Sly. Finiamo, parliamo con Geronzias, parliamo con la moglie di Cornifer, che è Ildia, non mi ricordo, comunque Ilda. Parliamo con la moglie di Cornifer, parliamo con Sly, andiamo giù, facciamo le ultime stanzine, credo siano le ultime, del Iselda, bravi. Andiamo in basso a sinistra, appunto, a vedere se ci manca qualche stanzina e poi capiamo dove cazzo andare, perché in realtà io ero convinto che un po' alla Metroid Dread il coleottero sarebbe servito per cambiare mappa, ma non è così. Cazzo ragazzi, sembra figo, figo. Domani continuiamo, domani, e dobbiamo andare vero anche a sinistra del boss, bravi. Sì, sì, sì. La stanza dopo il boss, avete ragione. Lo faremo. Ragazzi, grazie mille di essere stati con me. Ci vediamo domani con un sacco di contenuti, 2 episodi della Blind Run e la diretta streaming, appunto, la sera 21:30 di Hollow Knight. Si gode. 21:30 domani. La Blind Run invece 14:18, salvo ritardini, ma non credo, perché appunto Chiara ormai si è portata in vantaggio. Giovedì, video recensione estesa. Grazie ai ragazzi delle sub, sono 218 su 200, raga, veramente devastante. Grazie mille davvero, grazie, 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 siete splendidi. Ci vediamo domani, giovedì, la video recensione. La sera facciamo The X, puntata numero 1, quindi anche lì super speculi pazzi. Il venerdì facciamo Leggende Pokémon Arceus la sera e Dying Light 2 con Nvidia, che tra l'altro ha praticamente partorito questa serie, alle 17. Peraltro, perdonate, mi sono dimenticato una cosa, giovedì pomeriggio, oltre al video, ore 17, giochiamo un po' Leggende Pokémon Arceus, ma endgame, e faccio vedere delle cose su Every Eye, salvo, diversa indicazione. In ultimo, ma non meno importante, domenica c'è il Poggen, la sera, e il pomeriggio Leggende Pokémon Arceus. Ragazzi, grazie, buonanotte. Grazie mille di essere stati con me. Splendido stream, splendida serata, splendida prima puntata. Mi sono divertito. Fighissimo.